Ragazzi, buonasera. Buonasera. Che sera, buona. Ma che sera, ma che sera. Che spettacolo. Veramente. Siamo con io e Mulà, siamo con Fabio Panchetti e Belù, ovvero Vladimir Belli, che le conoscete tutti e due perché sono le voci di Eurosport. Ciao a tutti, Belli e tutti. Belli allora, come Colbrelli, guarda. Belli come Colbrelli, giusto. Ah sì. Addirittura un mio amico in chat ha scritto, riferendosi a una canzone di Cristina D'Avena, Johnny è quasi magia, ha scritto Sonny è quasi magia, e ha detto no, non è quasi magia, è magia. Sì. Come l'avete vista sta gara, Fabio e Vladimir? Poi dopo facciamo vedere una piccola sintesi e Fabio mi aiuterà a commentarla. Guarda, lascio, comincia te, Vladi. Inizio io? Allora, sì, assolutamente. Partiamo dal presupposto. E dopo la giornata di oggi una bottiglia di campionissimo è già andata. Eccola. Poi C di campionissimo come Colbrelli. Cosa dire, ragazzi? Spettacolo. Ho ancora la pelle d'oca. Ho la pelle d'oca perché è veramente una Roubaix storica come quella di quest'oggi, con il fango dopo 20 anni, 21. Dopo quant'è che non si vinceva la Roubaix? Dal 99? 99. Ma così, in un modo inatteso. Io con Fabio, insomma, con Fabio ci siamo confrontati sui papabili italiani. Io credo un po' anche nella cabala, avevo fatto altri nomi degli italiani, Ballerini, pensavo che potesse quest'oggi. Colbrelli avevo espresso sinceramente qualche dubbio, prima Roubaix, corridore comunque che è già da un po' che sta forzando, però l'avevamo visto, commentato durante il Giro del Benelux, un altro Colbrelli. Dopo la vittoria del Giro, del campionato italiano, ha fatto veramente quel salto di qualità. Adesso possiamo considerarlo decisamente tra i corridori più importanti del gruppo, campione europeo. Ma poi come vince, è questo. Io faccio fatica ad aggiungere cose, perché comunque non pensavo e non speravo nemmeno che gli italiani fossero protagonisti fino in fondo, e invece bravo Colbrelli, bravo Moscon. Sì, io devo dire, la vittoria di Colbrelli mi ha proprio sorpreso. Sapevo che stava molto bene, pensavo che fosse in realtà un po' in calo, ecco, dopo il mondiale soprattutto. C'era questa incognita assoluta, il fatto che fosse al debutto alla Parigi-Roubaix. È vero che era al debutto anche Van der Poel, ma Van der Poel ha fatto 1000 gare di ciclocross, per cui è diverso. Per cui c'era questa incognita. Poi sul Carrefour, quando ho visto Colbrelli, ecco, già prima, quando teneva alle accelerate di Van der Poel, e poi quando l'ho visto accelerare lui sul Carrefour, a quel punto non posso dire ero sicuro che avrebbe vinto, ma ero abbastanza convinto che non se la sarebbe fatta scappare. Poi, per dirla tutta, bisogna rimarcare però la grande sfortuna enorme che ha avuto Moscon. Io credo, poi alla Roubaix può succedere di tutto in ogni momento, per cui mancavano ancora 30 chilometri. Credo però che Gianni fosse proprio sulla buona strada per fare un'impresa. Mi pare che avesse una gamba eccezionale quest'oggi. Poi la foratura, come sventura chiama sventura, la foratura, l'altra bici che non era, che gli dava dei problemi, e gli è andata male. Ecco, non so cosa ne pensa Vladimir. Pensi che avrebbe vinto? Sì. Allora, su Colbrelli, diciamo che dopo il campionato europeo, quando ha perso da Valgren a Peccioli,
pensato con Van der Poel che potesse capitare la stessa cosa. La penso esattamente come te, l'ho visto pedalare molto bene, anch'io ero convinto, però con tanta paura che potesse vincere. Moscon, giù il cappello. Giù il cappello perché comunque ha fatto una gara eccezionale, è arrivato nella foto, gli sono mancati 333 metri alla fine. Attenzione, non è che senza la foratura, e poi qua vorrei fare, se volete, anche un po' di polemica, perché comunque qualcosa non è andato per il verso giusto per il team Ineos dopo la foratura, la caduta, e a quel punto ha fatto comunque un numero perché è rimasto lì nella terra di mezzo. Polemica su cosa, Vladimir? Perché gli aveva andato una bici forse non, allora, non per lui? Quello che penso io, chiaramente guardando le immagini in televisione, è che la corsa era prevista che non la facesse lui, bensì Luke Rowe. E di conseguenza, secondo me, quello che ho potuto intuire io, la bici di scorta, la seconda bici, la bici sul castello, non aveva le stesse coperture. Probabilmente anche un aspetto molto importante in una Parigi-Roubaix come quella di quest'oggi, la pressione del pneumatico probabilmente era troppo alta, l'abbiamo visto troppe volte rimbalzare. Qua se vogliamo Moscon, con tutti i problemi che ha avuto diciamo personali, lasciamo stare la squadra, che nella vicenda personale di quello che è successo c'entra poco, c'entra il carattere ruente di Gianni, del trattore della Val di Non. Non gli ha giocato bene anche il fatto comunque di aver già firmato, ufficializzato il passaggio a Astana. E lì però qualcosa non mi... Se così fosse, attenzione, se così fosse. Però l'impressione mi sembra abbastanza chiara che... Non era la sua bici. Gin Tonic dice che già il nome è tutto il programma. Può essere la bici che data a Moscone, forse sua, pedalava in modo strano e guardava in basso in continuazione. Tutto vero, guardava... No, secondo me, allora, se fosse un errore così sarebbe clamoroso da parte di una formazione che è attenta ai dettagli, per quello che comunque mi suona strano. Secondo me la posizione, la bici era la sua, era il discorso delle gomme, del pneumatico, che non era giusto per il tipo di corsa. Pneumatico che può variare dal 25 al 30. E poi la pressione anche, perché è chiaro che l'abbiamo visto come saltava, come continuava a rimbalzare sul pavé. E poi, secondo me la bici di scorta era la sua, i materiali, per andare nel dettaglio, non erano quelli adatti per una Roubaix come quella di oggi, con queste condizioni. Lui poi guardava giù, per cui magari guardava e quello sentiva che le gomme, che c'era qualcosa che non andava... nella pressione, ci sta che sia questa proprio la verità, perché è vero, andava troppo male, sbandava troppo. Comunque Luke Rowe a qualcosa è servita, ha fatto strike nella foresta di Arenberg. Sì. ha buttato giù Stuyven, altri due o tre, ha fatto una cosa allucinante, cioè non so se aveva forato, comunque non andava, si è buttato in mezzo alla strada, anche lì Van der Poel ha rischiato di cascare. Tanti hanno sbagliato secondo me quest'oggi, attenzione, perché la doppia caduta di Sagan, secondo me a livello di materiali qualcosa non è andato nel modo giusto. Allora, per quanto riguarda i materiali, no, la semplice pressione della gomma in una gara come quella di oggi diventa fondamentale. Se tu lasci la pressione bassa hai più aderenza, ovviamente la bici scorre meno. Se tu pensi che il tempo migliore o che comunque hai quell'abilità e sbagli la pressione troppo in alto, quando arrivi in curva o arrivi sul pavé, rimbalzi. Un casino. Per cui sono quelle piccole cose che possono fare la differenza. E certo che diventano enormi alla Roubaix, i materiali. Oggi poi, d'altra parte in Formula 1, no, se sbagliano i materiali sei finito. E una gara come oggi richiedeva forse quel tipo di attenzione proprio di competenza. Alle RR dice oggi erano tutti al debutto, o comunque tanti al debutto, diciamo. Però erano i primi tre, sì. I primi tre, vero. È un'altra gara rispetto alla Roubaix polverosa. Certo. È la vera Parigi-Roubaix.
anche se non è che capiti ogni anno e poi la Roubaix, però in tante occasioni magari hanno corso col sole a primavera, ma magari aveva piovuto i giorni prima, per cui trovavano comunque sempre il pavé abbastanza pesante. Poi è vero, negli ultimi anni lo hanno sempre trovato piuttosto secco, per cui quello è una Roubaix più veloce, meno selettiva, ma comunque molto pericolosa, perché poi vai viaggi più forte, per cui il rischio di cadute c'è sempre. La Roubaix, insomma, proprio quella con la R maiuscola, se vogliamo, e richiede condizioni simili a quelle di oggi. Ne ho viste anche di peggio, no? Quella di Knaven era decisamente peggio rispetto a oggi, nel 2001. Oddio, a volte oggi c'erano dei tratti veramente imbarazzanti con l'acqua. Lì rischiarono di non farla 20 anni fa. Io ero a Parigi in quel periodo, lavoravo insomma con Eurosport a Parigi. Ricordo che fu a rischio fino alla settimana prima, perché c'erano dei settori che erano completamente allagati. Poi ci buttarono sopra fieno, cioè qualcosa, non so cosa fecero, ma era pazzesca. La Roubaix è anche questa. Fabio, dammi una mano. Allora, facciamo un piccolo riassunto di quello che è successo oggi, visto che te comunque l'hai fatto anche per GCN, quindi sei sicuramente ferratissimo su questa sulla gara. Allora, la gara è partita oggi e subito ci ha provato anche Trentin all'inizio, esempio, sì, che è stato... Sì. Io avevo detto, si è fatto una piccola live su Instagram, avevo detto che andare all'attacco subito poteva essere l'arma vincente, perché con tutto il casino che c'era nel gruppo, tra tratti bagnati e cadute, andare davanti, vedi Greg Van Avermaet, pensavo avesse fatto la mossa, io del gruppo davanti temevo Greg Van Avermaet, invece si è sciolto. Sì. E Mosconi invece zitto ha preso la fuga giusta e se n'è andato. Questa comunque è l'altimetria, che più che altimetria oggi non contavano tanto le salite. Secondo me proprio la tua chiave di lettura mi sembra perfetta. Alla fine è vero che la Roubaix femminile, la prima edizione, è un'altra cosa, però anche lì c'era pavé comunque pesante. Ovviamente per le ragazze era ancora più complicato, essendo la prima volta. Alla fine chi ha vinto, quella che è stata sempre davanti, che ha attaccato per prima, e forse Moscon ha visto la corsa delle donne e gli è venuto in mente di fare qualcosa di simile, andare subito davanti, si fa una fuga e poi provare più avanti a staccarli. Intanto stava sempre la caduta di Kung, che sì, Kung sì, è cascato darsi... volte, certo, per vincere devi avere una grandissima gamba, se ti metti in testa di correrla così, una Roubaix famosa. Ieri la Deignan ce l'aveva, io credo che ce l'avesse anche Gianni quest'oggi, proprio la gamba che scappava. Mi spiace molto, poi sono felicissimo, fortunatamente ha vinto con Brelli, ma Gianni oggi gli ha girato male, poteva fare un'impresa simile a quella di Franco Ballerini, assolutamente. Poi c'era la fuga che comprendeva Van Avermaet, Philips, Bissiger, Moscon tra i migliori, diciamo. Era sempre lì, cioè chiunque si muovesse comunque davanti a Moscon saltava sempre dentro. Poi vedi, qui siamo con Moscon, che chiunque c'è davanti più o meno c'è lui. Alla fine comunque si era capito che anche Colbrelli stava con pazienza, insomma, riemergendo. È stato bravo, ha saputo insomma aspettare, non si è mai perso d'animo, per cui... A un certo punto però Moscon rimane da solo a 52 dal traguardo. 52, pavé di Oshie a Bercé. Sì, rimane da solo e aveva tra l'altro compagni di fuga come Vermeesch o Vermees, come si dice, lui, che è arrivato insomma Poi davanti. E la cosa strana, io non sono riuscito a capire, Van Aert, a un certo punto il compagno, fermiamo un attimo, il compagno di squadra di Van der Poel lo lascia passare su una curva in un tratto in pavé, no? Van der Poel allunga leggermente e era chiaro che stava cercando di rientrare su Colbrelli, che era già andato avanti con un piccolo gruppettino. Van Aert lì ha dormito totalmente, cioè io non so se non ne aveva, quello è stato un errore gravissimo, perché poi ha preso quei 20-30 secondi che non ha più recuperato. No, non aveva una bella faccia, io poi la verità la sa solo lui, però mi sa che non aveva una grande giornata. Non ce l'avevo neanche al mondiale, comunque rimangono Boivin, Van der Poel, Colbrelli, che poi recuperano anche Vermeesch, e rimane solo davanti Moscon, che onestamente tutti pensavamo a 30 km dall'arrivo con 1 minuto e 10, 1 minuto e 15 di vantaggio, che se la potesse giocare alla grande. Sembrava fatta, almeno a me, ecco, sembrava fatta, ho sempre la sensazione, ma mancherà sempre la controprova, che
ancora un po' di chilometri e dietro avrebbero, tra virgolette, mollato, cominciato a correre pensando al piazzamento, magari a partire proprio da Colbrelli, che a quel punto avrebbe potuto pensare: c'è un italiano davanti, ormai a un minuto e mezzo, io sono al debutto, mi va benissimo anche il podio. Poi, ripeto, manca la controprova e alla Roubaix puoi anche scivolare sull'asfalto, cioè a 3 chilometri dall'arrivo, non so, per cui non è che posso, ecco, capito, dirlo con certezza, però io vado a sensazioni sul ciclismo, non sono un tecnico, ma mi fido dell'istinto. Questo è il gruppo dietro con Van Aert. E qui erano battuti, erano... Sì, avevano già un minuto e abbondante. Eccolo qua, a 30 dall'arrivo succede il caos. I 3-4 chilometri più brutti per Gianni Moscon oggi, ovvero Fora a 31-32 fa un chilometro praticamente con la ruota a terra, chiama l'ammiraglia. L'ammiraglia arriva anche abbastanza tempestiva, direi. Poi Stadici, che appunto se non è la sua, è la sua, i pneumatici forse gonfiati male, quello poi, come ne abbiamo parlato prima. E qua c'è la caduta di Gianni. È strana sta caduta, effettivamente. Vladimir, secondo me, ha ragione. C'era qualcosa che non tornava. Sì. È stranissima come è caduta, non in curva, in un rettilineo così. È veramente, guarda lì, cioè, sì. Banale. Stranissima come caduta. Qua aveva 45 secondi, quando si rialza da 45 secondi dopo la foratura passa a circa 20 secondi. Qua vediamo la difficoltà appunto nel tratto successivo, che rimbalza veramente tanto Gianni, probabilmente è stata quella. Ecco, sì, ormai iniziano a vedere. Ormai si era disunito, ormai quando ce li aveva dietro si era capito, lo prendevano e lo staccavano anche. Probabilmente gli è presa anche Vladimir una sorta di paura nel cascare nuovamente, magari, oppure era semplicemente che c'era qualcosa che non andava. Io farei due considerazioni. La prima, chiaramente, è quella che Gianni ha fatto una gara all'attacco. Spettacolare, direi. Ha fatto un chilometro con la gomma sgonfia, per cui non riusciva nemmeno a rendere la pedalata, non era efficace. Ha aspettato l'ammiraglia che gli ha passato la bici di scorta. Io rimango della mia idea che comunque il pneumatico, perché comunque sempre non fosse gonfiato, non avesse la stessa sede, lo stesso battistrada a larghezza. E poi chiaramente ha perso nei confronti del gruppetto dietro, attacco di Colbrelli, lì purtroppo qui lo riprendono, guarda, a questo punto qua che dici te, che qui praticamente impenna quasi la bici, non riusciva a stare veramente, Era disunito. Attenzione, che poi se fosse stato un altro corridore in questi casi a 15 km dalla conclusione avrebbe magari anche mollato psicologicamente. Lui è rimasto lì in mezzo, ed è arrivato nella foto, gli è mancato un giro. Io sono poi torniamo giustamente. Si è fatto 150 km nel gruppo davanti, cioè al vento. Sì. E quasi 40 km da solo, mi pare 30 e qualcosa, se non erro. Comunque rimangono loro tre davanti, per Merch, Van der Poel e Colbrelli, recuperano e staccano Moscon, che con tutto quello che abbiamo detto comunque è stato sfortunatissimo, perché io sono d'accordo con Fabio, per me l'andava a vincere. Questo è la Roubaix anche per questo, certo. Comunque è così, la Roubaix purtroppo per fortuna è la Roubaix è diversa, ti toglie in pochi chilometri. sì poi è fatta così, mamma mia, e qui c'è la volata finale, che poi si vede che erano tutti stanchissimi, perché non ce l'hanno fatta nemmeno alzarsi su pedali, quindi la volata nel velodromo a Roubaix come la volata finale nei 10.000 metri nell'atletica, cioè le gambe, è proprio una questione di energie, puoi essere sì più o meno veloce, avere più o meno spunto, ma sono solo le gambe, c'è poco da fare. Poi Colbrelli mi sembra, ecco, è stato freddo comunque, perché si aspettava, è chiaro che avrebbe anticipato Vermeersch, insomma gli ha subito agganciato la ruota, io ero già tranquillo, ecco, prima dell'ultimo rettilineo, nel momento in cui l'ho visto prendere la ruota, sedersi, andare in progressione, dico basta, siamo in pista, qui è fatta. Infatti fortunatamente è andata così. E qui vediamo Van der Poel che è disperato, ormai gli piace arrivare secondo nelle classiche monumento, Mulla, ve lo diceva il Mulla oggi. Io facevo questa riflessione, che a parte le strade bianche, quando Van der Poel e Van Aert hanno corso insieme, ha sempre goduto un altro.
ha sempre goduto il terzo, cioè solo all'Estrella Bianca ha vinto Van der Poel e Van Aert è arrivato quarto, e poi per il resto hanno fatto Sanremo, Mondiali, Roubaix, Fiandre, dove erano insieme, corse di un certo livello, lasciamo perdere il Tour de France, e ha sempre vinto qualcun altro. Non ha mai vinto uno dei due quando corrono insieme, tranne l'Estate Bianca, in tutto l'anno. È vero. No, è un caso, non lo so, una riflessione così. È un caso, dici? Sì, assolutamente. Quest'oggi a Van der Poel sono mancate le gambe rispetto a Colbrelli. Per il ma resto, può essere perché, non è che si sono corsi contro la cosa, non oggi, capito? È proprio una costante, capito? Vabbè, in altre occasioni, sì, l'anno scorso alla Grand Veve, che in maniera spudorata, proprio, infatti, non vinse nessuno dei due. In alcune, poi, ecco, forse dopo lì si sono un po' calmati, perché mi pare che lì stessero per arrivare alle mani nel dopocorsa e devono aver anche discusso, per cui fecero un po' una figuraccia, visto che si vinse Pedersen, ecco, chi vinse, per cui. Sì, stavolta sì, la Roubaix c'è poco da corrersi contro lì. Oggi può poi essere Vladimir o Fabio chi mi vuole rispondere, va bene uguale, che Van der Poel, visto il Fiandre, visto questa Roubaix, lui corre e sia troppo esagerato nel modo in cui corre, cioè è bello vedere l'attacco di Van der Poel a Tirreno Adriatico col panino in bocca che attacca a 70 km all'arrivo, bellissimo, e poi va a vincere, però secondo me spreca talmente tante energie in... non ha tattica, secondo me lui non ha tattica nel correre, va come un treno, e poi però alla fine Colbrelli, se l'abbiamo vista tutti la gara, ha attaccato nei punti giusti per cercare di fare selezione, poi è stato tanto a ruota come è giusto che fosse. Esatto, è un crossista Van der Poel, ce l'ha la tattica e corre con la tattica del crossista sempre in avanti, strada... attaccare, però su strada non paga sempre, anzi paga pochissime volte, solo che evidentemente ancora non lo ha capito. Credo che Van der Poel non sia uno di quelli che pur di vincere è pronto a rischiare di perdere, alla Valverde, a rimanere in attesa, non lo so. Vladimir ci ha di tazzato. Dal mio punto di vista, allora, quello che ha detto Fabio è sacrosanto, crossista, guarda avanti, attacca, si sente forte, non ha paura di nessuno. Però dobbiamo fare anche una piccola riflessione riguardo alla stagione di Van der Poel. Ha preparato l'inizio di stagione, ha preparato l'Olimpiade è caduto, problemi alla schiena per cui non ha corso troppo, è arrivato al Mondiale non con le corse nelle gambe, preparazione, attenzione, poi se volete entriamo sul discorso di Canna, visto che è uno che nei prossimi anni dovrà assolutamente provare il prima possibile a fare la Roubaix e provare a vincere la Roubaix, però la preparazione è molto importante. Van der Poel è talmente forte che è anche arrogante, se vogliamo, nel modo di correre, però non è arrivato sicuramente al campionato del mondo prima, alla Roubaix dopo, con la condizione ottimale. Ha fatto poche corse e questo naturalmente quando fa una gara di 260 km, 7 ore, quello che volete, magari con la preparazione per fare una gara in mountain bike di due ore e mezza, cambiano un po' gli equilibri. Ganna, perché non ha fatto la Roubaix? Se prepari l'Olimpiade in pista per fare il quartetto, l'individuale, 4 minuti, è chiaro che la preparazione è tutta un'altra cosa, un conto mangiare salame, un conto mangiare tiramisù. No, sì. No, comunque Van der Poel è un corridore straordinario, certo. Basket 24 live, io ho detto che se corresse in modo un pochino più tattico probabilmente vincerebbe di più. Penso anche io, solo che lui non lo pensa evidentemente, però sì, penso anche io. Van Aert è un po' più freddo, al di là che ultimamente era un po' in calo di condizione, ma quantomeno ecco tatticamente credo che sia un po' meno grossista di Van der Poel, insomma lo vedo più ragionatore. Van der Poel, sono d'accordo, ecco, con Vladimir, è così esagerato e superante che ha i limiti dell'arroganza, ma in realtà magari non è arrogante, l'ho commentato diverse volte nel cross, è sempre così, è proprio rimesso in strada, applica le stesse regole, sempre su qualunque, in qualunque corsa. Solo che diventa all'RR dice prima si criticava i ciclocomputer e le radioline perché i corridori cercavano
telemetrie o comunque potenziometri, eccetera, eccetera. Ora invece si critica Vander Poel e Remco perché corrono senza tattica e sempre a tutta senza guardare nessuno. La verità sta nel mezzo, diciamo. Sì. Dai. È chiaro che, no, ma è chiaro che se uno corre così, secondo me, e vince, tanto di cappello. Il problema ma è se quello, perdi, scusa. Se perdi, no, allora non è quello il problema, perché secondo me Vander Poel è il più forte di tutti. Specialmente in un terreno come quello come di oggi, quello di che oggi non aveva rivali, no, in teoria, però poi è stato battuto anche da Vermeersch, cioè quello è il discorso. Avrebbe perso anche se non ci fosse stato Colbrelli. Da Vermeersch, che è un ragazzino, che è un ragazzino e che era in fuga anche per tutto il giorno, mi sembra, sì, no? È stato quindi, in fuga, cioè, con Moscone, sì. Qualcosa andrebbe rivisto, non lo so, magari, però così non è una critica, così, cioè, anzi, uno proprio perché si rende conto che Van der Poel è fortissimo e non può perdere da Vermeersch, poi da Colbrelli ci sta anche. È chiaro, vero. Hai ragione. Allora, io farei vedere una cosa che ora si fa un extra del gioco che abbiamo inventato 2 anni fa, Fantacycling appunto. Facciamo vedere i top e flop di oggi, che ora chiaramente sono fittizi, nel senso non è che sono i veri top e flop della giornata di oggi, però in base al gioco, in base al valore che hanno e le capacità che avevano di vincere o di fare punti, oggi abbiamo dato questi risultati, ovvero Colbrelli un più 5, Vermeersch più 4, Van der Poel più 2, perché si è arrivato a podio, però ragazzi onestamente non ci si aspettava di più, però quella volata lì, Van der Poel probabilmente arrivare terzo è una sconfitta, non lo so. Assolutamente. È la stessa volata del Fiandre, è la stessa volata del Fiandre più o meno. Sì, sì, si spegne alla fine. Poi abbiamo Lampaert più 1, Laport più 2. Ragazzi, Laport, non so, Vladimir e Fabio, se l'avete visto, Laport che frena con la scarpa destra la ruota posteriore. Vabbè, c'è una classe, roba allucinante. Classe. Cioè, la roba dice che aveva rotto il freno posteriore, forse quindi non riusciva a frenare. Cioè, una roba mai vista. Dopo si mettono le immagini, allora, perché è fuori di testa. Cioè, Chico. Sta parlando di un po' di classe, non è che... Poi c'è Van Esbroek più 2, Boaven più 2, Boaven che ha rischiato di essere tamponato dalla moto. Sì. Poi diciamo che si sono salvati un po' tutti, che era caduto. E poi andiamo nei flop. Nel flop abbiamo Van Aert meno 3, vero che è arrivato settimo, comunque il piazzamento d'onore l'ha fatto. Solo che Van Aert, sia mondiale che oggi, è un Van Aert negativo. Sì, e oggi non è... ma in corsa. Esatto. Mai in corsa, bravissimo. La risposta è questa, sì, di Vladimir, mai in corsa. Sì, sì, sì. Sempre a remare, ma proprio sempre arrancando, vero? Leopold scrive, la colonna di destra è praticamente la mia squadra, male. Okay. poi Sagan meno 3. Allora, su Sagan cosa possiamo dire? Possiamo dire che è caduto in un momento anche abbastanza tranquillo della gara, non era ancora iniziato il pavé, e da lì poi non si è più visto. No. Quindi su Sagan c'è poco da dire, purtroppo è scomparso in una fase iniziale dove magari uno che sta a guidare la bici come lui non ci si aspetta una caduta, poi capita chiaramente, però purtroppo è così. Stuyven meno 2, anche se dobbiamo dare la colpa un po' a Luke Rowe, perché lì ha fatto strike, La Rubenia. Se Fabio, ti gira male, Fabio, puoi avere la gamba migliore del mondo, ma se ti gira male non la vinci la Rubè. Abbiamo Vladimir all'incontrario. Sì, all'incontrario. Allora, scusate, ho messo il caricabatterie e non ho più l'appoggio. Fabio, eccolo. Allora, tanto tra noi ci capiamo. Se non sarebbe caduto... Sì. Allora, no. Ma su chi? Su Sagan? No. O su, su Stuyven? No, una cosa tra me e Fabio, diciamo uno sfondone che abbiamo sentito recentemente in televisione, no? Una cosa se non fosse caduto, e sarebbe... Sì, qualcuno ha detto se non sarebbe, una cosa tra me e Fabio. Io darei un voto complessivo, in questo caso, io sono un amante della De Koninck Step, perché comunque vincono, ma soprattutto per come fanno la corsa. Quest'oggi NP, non pervenuti. Bravissimo, sì. Infatti... Sì, sì, sì. È chiaro che probabilmente se fosse stata una Roubaix senza acqua
sarebbe stata completamente diversa, perché avevano una squadra fortissima: Ballerini, Seneschal, Asgren, Lampaert. Però Lampaert addirittura Lampaert è stato l'unico furbo a andare dietro a Van der Poel nel momento che ha allungato. Poi hanno staccato l'immagine a un certo punto, hanno ripreso Van der Poel e Lampaert c'aveva già 50 metri, cioè è rimasto lì quei 20-30 secondi e poi staccato su un tratto di pavè, quindi anche lui non aveva. No, esatto. Sì, sì. Sì, vabbè, non ne aveva per stare dietro l'ultimo momento lì, però non lo so, volevo fare una domanda ai nostri due ospiti, no? Ma a parte la gamba, no? La sfortuna, eccetera, eccetera, no? Secondo voi non hanno sbagliato tattica sia la De Koninck che la Jumbo Visma? Non è che hanno sbagliato anche qualcosa, perché cioè quando Van Aert aveva bisogno era sempre solo, aveva due uomini davanti e dietro era rimasto un attimo indietro, ha dovuto ricucire da solo. E poi cioè è possibile che la De Koninck erano in quattro e che non ci fosse nessuno alla fine con Lampaert, cioè e nemmeno nessuno della Jumbo-Visma con Van Aert, perché erano arrivati il gruppo dietro di Van Aert, Laporte eccetera, erano arrivati a un tratto a circa 30 secondi da Van der Poel e da Corbelli, cioè sì. Se ci fosse stato un uomo in più per squadra forse sarebbero anche rientrati, cioè io non sono sicuro, che secondo me la potevano ancora riaprire. Hanno mandato invece subito tantissima gente in fuga che non avrebbe mai potuto fare risultato, tipo Van Hooydonk, Rosen, e non aveva molto senso Affini, una gara di come Affini, oggi sì, così. Le altre hanno mandato De Klerk, hanno mandato Ballerini, insomma, e poi dietro però quando in un momento in cui serviva non c'era nessuno, non lo so, io l'ho vista così, magari mi sbaglio, avrebbero perso comunque, non lo so, non so come la pensate voi due. Beh, ho l'impressione che qualcuno, la De Koninck, abbiano un po' sottovalutato questo fugone iniziale. Invece vedi chi ci aveva creduto, ovvero Moscon, aveva fatto la cosa giusta. Penso l'errore di base sia stato quello, anche quindi quello che ha detto Temula, lo stesso errore anche la Jumbo, a interpretarla male quella fuga, a mandarci dentro le persone sbagliate. Insomma, quando vai fuori tempo all'inizio tatticamente nel ciclismo, poi basta, resti fuori tempo, ti mancano gli uomini nel momento in cui ti servono, per cui magari tutto il resto è quasi una conseguenza. Sì, penso che abbiano sbagliato totalmente nell'interpretazione, nella valutazione di quella fuga iniziale, soprattutto guardando, ecco, quello che era successo ieri tra le donne e considerando come era ridotto oggi il pavé. Sì, però attenzione, non confondiamo le due squadre, perché la De Koninck ha sbagliato, ha mandato De Klerk e Ballerini solamente. A livello, sì, a livello di potenziale la De Koninck, per quanto riguarda una gara come la Roubaix, batte 3-0 palla al centro la Jumbo-Visma, certo, con tutto il rispetto che possiamo avere per i Regari, i compagni squadra di Van Aert, non possiamo paragonarli ai compagni squadra di Lampaert o di insomma la De Koninck come squadra dovevano inserire più uomini davanti. Ballerini, io quando l'ho visto davanti, quello che si diceva, la miglior difesa, l'attacco, ero convinto un po', anche perché forse credo, in questo caso mi è andata anche, tra virgolette, bene nella cabala, tanti anni che non si vinceva, pensavo che potesse essere l'anno di Ballerini. Poi una corsa talmente strana che alcuni episodi, magari nemmeno inquadrati, che non abbiamo visto, cambiano totalmente quella che è la dinamica di corsa. Però una formazione con la De Koninck in effetti quest'oggi non ha fatto quello che normalmente fa. No, è verissimo, è verissimo. Poi, cioè, poi si può fare seriamente, scusa, si può presentare una squadra con quattro capitani potenziali? No, io penso proprio di no. Ma la De Koninck è stata così, io penso di sì. Però poi sì, forse il risultato è questo, non lo so, magari qualcuno doveva sacrificarsi e dire vabbè, non ho la giornata migliore, tipo Asgren, magari oggi diciamo che non è questione di sacrificarsi, è questione proprio di sopravvivenza, Sì, certo, una rubessetta, quattro corridori buoni, chiaro, nel finale poi le cose possono cambiare, ma una gara talmente strana che può succedere di tutto, per cui
avere più punte può essere utile. Nel finale chiaramente le cose cambiano, però correre solamente per un corridore è rischioso, rischioso. Posso dire una cosa? Ragazzi, siamo 420 persone, mettete mi piace a questa live, vai, su YouTube. Detto questo, chiudiamo la parentesi. Comunque, mettete mi piace qui, per il cappellino di Vladimir, fatelo lì, fatelo lì, grande. Ma te sì. Vladimir, da pro l'hai mai fatta la Roubaix, che non ho controllato. Non scherzare nemmeno. Allora, al tempo, ai tempi dei tempi... Non eri il corridore da Roubaix, però magari... No, so. No, assolutamente. Ai tempi dei tempi pesavo 60 kg. Per cui la Roubaix veniva fatta, speriamo che torni ancora nel mese di aprile, prima del Giro d'Italia. Troppo pericolosa e per le mie caratteristiche... Io ho iniziato ad andare in bici tardi, ero secondo anno allievo. Andavo benino in salita, in pianura, a cronometro, andavo, me la cavavo nelle grandi corse a tappe, ho vinto anche in carriera una cronometro in una breve corsa, però sul pavé no, no. Anche no, anche no. Né Roubaix né Fiandre per le mie caratteristiche non erano sicuramente le corse giuste. Mentre per quanto riguarda, diciamo, la seconda parte delle classiche, Freccia, Liegi, Amstel, allora quelle sì, e qualcosina, qualche piazzamentino l'ho fatto, in quarto alla Liegi, insomma, qualcosina così, niente di che, per l'amor di Dio, però... Vabbè, quarto alla Liegi, insomma, buttalo via, meglio di nulla, oh! Sì, sì, sì. Si butta via niente, che si butta via? No, ma invece parlando del vincitore, no? Di Colbrelli, come visto che parlavamo di Van Der Poel, che spreca le energie, che... Come la valutiamo la prova di Colbrelli? A parte, vabbè, 10 lode sicuramente, perché io si è fatto una live su Instagram prima della diretta e ho detto che questa Roubaix, correggetemi se sbaglio, io ho fatto un po' una provocazione, vale più del mondiale. Certo. Boh, sia, questa Roubaix, questa, così come... Sia, dici, per il maltempo... Non lo so, io l'ho dichiarata, però magari sbaglio. La Roubaix femminile vale sicuramente più del mondiale femminile. Non me ne voglia di quell'Isa Balsamo, era la prima della storia. Per cui, secondo me, era assolutamente per le donne la corsa più importante di stagione, proprio per la sua particolarità. Non so, per il mondiale, no, io dico di no, solo anche perché è stato così bello il mondiale in Belgio, ci ha avuto. Questa cornice per di noi, pubblico. Per noi italiani vale più di un mondiale, perché poi è la prima del nuovo millennio. Sì, chiaramente, però se te pensi, 20 anni che non si vince, no, 22 anni che non 22, si vince. 22, era 20 anni che non c'era una Roubaix bagnata. È stata una Roubaix che quasi 2 anni che non si corre. Cioè c'è una serie di, certo, di cose, certo, che succedono prima insieme. Prima Roubaix femminile, ieri. Poi c'è stato, sì. Che pesi un po' più delle altre Roubaix, guarda che... Ecco, questo sì, degli ultimi 20 anni diciamo che era la Roubaix più monumentale, la più pesante, la più importante, se vogliamo. Su questo sono assolutamente d'accordo. Peraltro Colbrelli, che aveva però la maglia di campione d'Europa, sotto aveva il tricolore e Tafoni nel 99 invece ce lo aveva proprio addosso, perché vinse da campione d'Italia in carica, come ha vinto Colbrelli. Anche se... Fabio, ti devo tirare le orecchie, te lo dico... Aia, te l'avevo detto durante il Crow Race che era presto per dare già gli Oscar. Sì, esatto. Infatti, ora capiterà nel prossimo telecronaca che assolutamente devo dividere in due l'Oscar assoluto che avevo dato a Ganna come miglior italiano di stagione, insomma, oro olimpico da mattatore, anche se erano in quattro, insomma, ha corso per tre, diciamo per due. Vabbè, siamo, ecco, generosi, poi il mondiale a cronometro, il Giro d'Italia. Per punto, Fabio, in due. Sì, sì. Io ti dico la mia opinione: l'Oscar del migliore italiano va per forza di cose a Colbrelli. Solo a lui. Le prove di Ganna rimangono nella storia, rimangono le medaglie. Io lo divido in due, no, guarda, lo do pari merito: c'è un oro olimpico di mezzo, un oro olimpico, anche un mondiale a cronometro, quello tutto su, oltretutto, glielo do a tutti un po' e due di do... più Colbrelli, un po' di più, dai, un po' di più. No, io non perché sono... voglio togliere qualcosa a Ganna, che a me piace tantissimo, lo sai, quando ne abbiamo parlato anche in telecronaca, insomma, Ganna
veramente pane e salame, come dico io. Lui poi è il più forte di natura... tutti, però, cioè, no, scherziamo. Guarda, lo tengo, lo divido in due, darò due Oscar. Sì, siamo in democrazia. Siamo, sì. No, dicevo di Ganna, che a me piace tantissimo, perché lui fa i tiri in altura quando va a rifugio sopra... A Macugnaga. A Macugnaga va in rifugio e lì fa vita monacale. È un ragazzo veramente pane e salame, non cerca la notorietà, rimane fuori un po' da tutto quello che potrebbe avere attorno. Per cui a me piace tantissimo. Però... quello che ha fatto Colbrelli oggi, forse perché sono fresco, sono ancora un po' su dei giri, poi forse perché magari il campionissimo. però ragazzi, campione d'Italia, campione europeo, ha vinto una Parigi-Roubaix, come abbiamo detto, fango, 20 anni, 2 anni che non si correva, cosa dire? Sì, vabbè, bella discussione. Chi l'avrebbe detto mesi fa che saremmo stati a discutere se era più bravo uno che ha vinto la Roubaix, il titolo europeo, un altro che ha vinto l'Olimpiade, vabbè, assieme ad altri, e il secondo mondiale di fila a cronometro. Mamma mia, che annata incredibile, cioè veramente è la vita, è un destino già scritto del quale siamo solo inconsapevoli interpreti. L'ho letto da qualche parte, ma sembra un 2021 scritto dal destino per l'Italia dello sport. Attenzione che non è finita, vi do qualche indiscrezione, visto che sapete che quest'anno il Giro di Lombardia arriva a Bergamo questa mattina, prove tecniche di Giro di Lombardia da parte della Jumbo-Visma con Roglic and Company sotto la pioggia, per cui... Abbiamo goduto oggi, stiamo ancora godendo oggi, ma la stagione è ancora lunga. Ma guarda, manca il terzo Lombardia, ecco, di Nibali, e allora veramente non avrei più parole. Lì si arriva, Nibali ha vinto sì il Giro di Sicilia, però... Esatto, no, per carità, ce ne passa, però veramente, ecco, manca quello e poi è veramente un'annata... Pazzesco. Mulla, attaccati a questa cosa qui e fai una domanda a te. Io ti lancio solo sta roba qua. Comunque oggi ha vinto. Ma io sulla Roubaix, ma non ho altro da dire. No, l'ultima sai, cosa. Sono un grande appassionato della Roubaix in generale. Di pietre bagnate. Di una Roubaix bagnata ancora meno, probabilmente. Sarò l'unico che però non so. Però analizzando la corsa, ha vinto. È più su Lombardia, guarda, mi interessa. Quando si cambia discorso, allora rientro nel mio... Comunque ha vinto colui che oggi ha forse messo il piede in terra una volta su una curva perché l'ha presa leggermente sbagliato, ovvero Colbrelli, però non ha mai forato, non è mai cascato. E gli è cascato gente davanti, l'ha sempre scansato, come per dire, per vincere una gara come oggi ci vuole una buona dose di culo anche. La Roubaix è così, non... cioè io guarda, mi viene in mente... Poi era quanti anni fa? 42, la seconda Roubaix vinta da Moser, 79. Strano Fabio. Nella seconda Roubaix erano rimasti in quattro. Moser si ritrovò solo con quasi un minuto di vantaggio sugli altri tre perché forarono tutti e tre. Poi forò anche Moser, ma fortuna sua aveva un bel vantaggio, aveva l'ammiraglia subito dietro e cambiò la ruota in 10 secondi, per cui ripartì ancora con un bel vantaggio e vinse. Ma Moser si ritrovò solo perché gli altri tre che erano con lui forarono, non perché li avesse staccati. E è la Roubaix, in altre corse la chiamerei Iella, non so quello che è successo oggi a Moscone, enorme Iella. Trattandosi di Roubaix, invece, credo che purtroppo, per fortuna, siano le regole del gioco, di questo strano gioco che è la Parigi-Roubaix. Incide senza un pizzico di fortuna, puoi essere anche il più forte, ma non puoi vincerla. Cioè, Sputnik dice una grande cosa, però... Ma io non sono completamente d'accordo su questa cosa, però... Su cosa? Su questa osservazione. Allora, Sputnik abbia sempre ragione, la leggo. Più che altro, nessuno dice che Colbrelli praticamente ha buttato i migliori anni della sua carriera a fare il velocista di terzo rango, quando invece poteva essere un uomo da classiche top. Come rispondete a questa illazione? No, penso che ci abbia messo un po' a maturare, succede anche a altri corridori. Oggi Colbrelli ha fatto l'esempio a caldo di Van Avermaet, che ha cominciato a vincere
abbastanza tardi. Lo stesso Vincenzo Nibali ha cominciato, insomma, ci ha messo un po'. Forse era quello, doveva essere questo il processo di maturazione. Concordo. Comunque ci ha provato, in qualche classe. No, lui ci ha già provato da tanto che ci prova. Esatto. Solo che lui aveva sempre detto che la sua corsa preferita era il Fiandre. Fiandre non lo vincerà mai. A me ora sta a vedere, subito. Per lui. Però, nel senso, la Roubaix non l'aveva mai fatta, quindi va bene. Però le classiche l'ha provate per qualche anno. Era andato ha vinto male, la freccia del Brabante comunque col Brelli. Sì, ha vinto... non era andato, cioè, però non era andato benissimo magari quando aveva fatto il piano, e quindi, cioè, non è che oggi si è svegliato e ha detto inizia a fare le classiche, ci aveva già provato e poi era stato un po' respinto. Quest'anno diciamo che qualsiasi corsa fa la vince, perché ha vinto, no? Cioè, ha vinto praticamente tutto quello che ha corso, quindi... Ma attenzione, attenzione che dimentichiamo un particolare che è molto importante e fondamentale. Colbrelli è passato professionista in una formazione professional. I primi anni non ha avuto modo di fare quell'esperienza nelle gare del Nord. L'ha fatta un po' tardi, e un po' tardi è arrivata anche la maturazione. E poi, dal mio punto di vista, il campionato italiano è stato quello che veramente gli ha dato la consapevolezza, quella responsabilità di portare una bandiera. E lì, dopo il campionato italiano, ragazzi, è un altro corridore. C'è poco da stare a girarci attorno. È un altro corridore deciso, determinato, fortunato. Quello, però ha fatto quel salto di qualità che prima invece sembrava non riuscire a fare. Io lo sento con Brelli, lui è della Valtrompia, sempre molto disponibile. In tutta onestà non pensavo che potesse diventare un corridore di questo peso, ma ve lo dico chiaramente. Perché comunque gli anni sono passati e pensavo che ormai era il livello fosse quello, e invece il livello è stato alzato, l'asticella si è alzata e non poco. Alla grande, direi. Marcello, buonasera. Buonasera, ciao, buonasera. Dai, dacci due considerazioni sulla gara di oggi. Allora, le ultime, però, io prometto, non ho sentito assolutamente niente di quello che ho detto prima perché stavo lavorando. Le ultime parole di Vladimir, secondo me, sono sacrosante, cioè da Valtrompi in poi. Cioè, nel ha detto, io non mi aspettavo ottenesse risultati del genere in questa età. Ti è saltata la cuffia, vedrai, Marcello. Non me l'aspettavo assolutamente. Anche perché Marcello, ti è saltata la cuffia. Lui ha fatto tantissimi anni professional, fatto tantissimi anni con Reverberi, e c'era il rischio che praticamente finisse nel dimenticatoio o non facesse altro. Detto anche che comunque la gara di quest'oggi bisogna fare complimenti a tutti, dal primo all'ultimo, cioè dal primo classificato al primo che si è ritirato, penso che l'abbiate già detto, perché quella di quest'oggi è stata una gara a eliminazione, cioè oggi sembrava una corrida, era una gara che poteva vincere praticamente chiunque, chi restava in piedi lo vinceva. Io faccio un esempio stupido, poi vi lascio chiaramente parlare perché sennò faccio il maleducato, l'arrogante. Questa gara l'ho vista con mia moglie. Mia moglie non guarda il ciclismo, nonostante venga da una città, insomma, che ha dato campioni del mondo e ha ospitato tanti corridori stranieri e non, è di Lucca, per dire. Lo dico per Fabio e per Benito. Già, sì. Era dispiaciuta per Moscon. Per Moscon, ha detto, ma non se lo meritava assolutamente. Ma che gara è? Non se lo meritava anch'io. Assolutamente. Poi gli ho spiegato come funziona. Certo. In certi casi, insomma, può esserci anche un caso del genere. Però oggi veramente è stata una gara a eliminazione in cui chiunque poteva vincere. Vermeer avrebbe potuto vincere, Van der Poel no, perché comunque Van der Poel una gara del genere non te la vince. Cioè, ragazzi, facciamo i complimenti a tutti, è stato un divertimento unico. Colbrelli, secondo me, per i prossimi 200 anni, spero chiaramente che possa vivere 200 anni, si ricorderà questo giorno in eterno e per sempre come il giorno più bello della sua vita. Cioè, questo vale 20 mondiali, 20 olimpiadi, 20 giri d'Italia che non vincerà mai, però insomma ha un valore che è fantastico. Beh, per lui sì, accidenti. Anche perché non se l'aspettava, l'ha detto. Anche lui ha sempre pensato che il Fiandre potesse essere più adatto a lui. La Roubaix non l'aveva mai fatto, un po' è vero perché correva in squadre minori, ma perché non la sentiva, si vede, non ci credeva tanto. Anche Bartoli ha debuttato alla Roubaix tardissimo e se n'era ammaricato perché era alla fine e fece una Roubaix bellissima, poi ebbe un po' di sfortuna fuori, ma era lì con i migliori. Sì, è verissimo.
Bartoli è sempre stato più da un altro tipo di pietre, da quelle del Fiandre, però poteva anche far bene lì, insomma, dai. No? Lui ha questo rammarico, almeno così disse dopo averla fatta, che proprio aveva... Ce ne sono tanti corridori che secondo me negli anni... Anche a Cipollini ha messo un post l'altro giorno che praticamente lui ha fatto la Roubaix da giovanissimo, penso al secondo anno da professionista, sì. E poi non c'è più tornato. E l'altro giorno ha scritto, mi sarebbe piaciuto, no? È strano, perché secondo me è una gara che comunque ti lascia il segno. Perché la gente non la prova più volte? Perché c'è solo una tipologia di corridori che fa quella gara? E qualcuno perché la classica più bella, credo, no? Davvero. Qualcuno ha paura di cadere, di farsi male e compromettere, non so, nel caso di Cipollini, magari il Giro d'Italia, forse c'era quel discorso lì. Concordo. Allora, la stagione va programmata quando si correva ad aprile, chiaramente Cipollini e tanti velocisti partivano molto forte a febbraio-marzo, mollavano poi nel mese di aprile, da metà aprile, saltavano la seconda parte delle classiche del Belgio per preparare il giro, rischioso. Però certo, col senno di poi, un corridore come Mario avrebbe dato spettacolo, perché lui in pianura ha vinto una Gande partendo, rientrando e... Non andava, cioè non era il semplice velocista puro, era un passista molto veloce, per cui il rimarco sicuramente c'è, però insomma col senno di poi tante cose sarebbero diverse. Lo sapete chi avrei voluto vedere oggi? C'avevo la curiosità di vedere oggi uno che apparentemente sembra un po' leggerino, no? Però io l'avrei voluto vedere oggi, sì, perché secondo me oggi Pidcock avrebbe fatto bene. Molto. Ah, certo. Intanto ci arrivano le immagini della bici di Pedersen, quindi non era Stuyven, ma è perché era Pedersen preso da Luke Rowe nel mezzo della foresta di Ari, mezzo, quasi alla fine. Bici sì. Praticamente troncata, la forcella frontale. Peccato, perché questi sono 10.000 euro buttati via. Comunque Pidcock sarebbe andato, e come, penso anch'io, se in condizione oggi, perché un crossista come lui, anche mountain bike, con questo fango, Vermeersch viene dal ciclocross, l'ho anche commentato diverse volte, oggi era per loro volendo, invece hai visto, è arrivato, chi pensava di non entrarti, di non avere niente a che fare, a che spartire con la Roubaix, per cui dice figurati, tantomeno con quella piovosa. Invece io però vorrei fare una domanda. Ce l'ha il fisico da Roubaix. Io vorrei fare una domanda però a questo punto, perché comunque si diceva di Pidcock, io avrei voluto vedere Ganna. E mi aggancio al discorso di Ganna per quanto riguarda Van der Poel. Io ho detto un po' la mia opinione, il fatto di preparare le Olimpiadi nella mountain bike. A questo punto mi piacerebbe che sia Ganna che Van der Poel ha mollato lui. Abbiamo perso Vladimir, sì, è nel pozzo. No? aspettiamo che ritorni. No, volevo far vedere. Comunque Pidcock è leggero, Pidcock è leggero, ma è potente. Sì, sì, poi sa andare. Quindi... Mi sentite? Ora sì, è caduto tutto. Vai. Sì, è caduto tutto. No, dicevo appunto di Ganna e di Van der Poel, il fatto comunque che Van der Poel è arrivato alla fine un po' scarico, non si è oggi, attenzione, un po' scarico perché non ha avuto la possibilità di prepararsi, secondo me, in modo ottimale per via dei problemi alla schiena. Ganna che non ha fatto la Roubaix perché sta preparando. A me piacerebbe che a questo punto, sia per Ganna che per Van der Poel, visto che non devono dimostrare più niente a nessuno per quanto riguarda lo sport che amano, ciclocross e la pista, si dedicassero un po' di più alla strada, perché le giornate come oggi, ragazzi, cioè io non so. Bene. Ci segnalano anche un ottimo mozzato 19esimo. Sì, 19esimo. Vero, un po' di minuti però. C'era all'inizio. Infatti, volevo far vedere sta roba qua, che è la fuga iniziale, no? Che è stata secondo me un po' quella che ha un po' scombussolato i piani di tante squadre, perché sono andati via tanti uomini, ma tanti di questi avevano capacità per arrivare davanti alla Van Avermaet, che poi
è un po', diciamo, si è sciolto anche lui, però non aveva matto il signor credore per la Rubè. Moscone ha fatto quel che ha fatto. Marco Haller comunque ha avuto anche lui un po' di sfortuna, però poteva far bene. Poi c'era Daniel Oss, anche lui sfortunato, afforato. Varensbrook, che però è arrivato davanti. Ballerini è rientrato per dare una mano poi a Lampaert, per recuperare su Van der Poel, che era già più avanti. Poi c'era appunto la coppia Van Aanholt, Timo Rosen, che secondo me, come diceva il Moulin, hanno sbagliato a mandarli in una scoperta. Secondo me se stavano con Van Aert forse era meglio, però sai, è difficile dirlo. Walshite, che comunque è arrivato, anche a fine c'era. Jasper Philipsen, che fino a metà gara comunque ha fatto un bel lavoro, poi dopo si è un po' perso, qui c'è scritto ritirato, però secondo me non si è ritirato, anche poi dopo vediamo un attimino. Poi c'è Florian Vermeersch che è arrivato, quindi Moscon, Vermeersch, poi c'è Ekhoff e chi c'era anche? Mozzato, vabbè, Bissiger non ha fatto male, comunque era una fuga che qualcuno in avanti ci è arrivato, insomma vediamo anche Moscon e Vermeersch su di tutti. Per quanto riguarda la De Koenig Quick-Step, abbiamo detto che nella fuga iniziale c'era De Clercq e Ballerini. De Clercq e Ballerini, sì, erano due. Pochi. Magari se ci inserivano uno che non lo so, tipo Marcello, non ti sentiamo. Esci e rientra. Io ho letto un che cazzo nel labiale. E noi non ti sentiamo. Prova un po' a parlare. No. Esci e rientra. Vediamo un po' se ha capito. Sì, probabilmente se ci mettevano un Stibart, per esempio, che comunque sì, ha fatto un buon mondiale, però sicuramente non era l'uomo che tenevano sotto occhio gli altri, ma erano più Asgren, Senechal, che è francese, giocava in casa, aveva i favori del pronostico, era dato forse come l'uomo più in condizione della De Koenig oggi. Lampaert, che comunque è un anno che sta preparando sta Parigi-Roubaix, ha fatto anche un documentario sulla Parigi-Roubaix, quindi effettivamente hanno un po'... Vabbè, comunque è arrivato quinto Lampaert, non è arrivato 72esimo, nel senso, il suo l'ha fatto, però gli è mancata la gamba. Poi è anche vero che chi ha avuto due problemi non era nel fugone iniziale. Ecco Marcello. Dicevi Marcello, si lamentano dell'audio. Che c'è qualcuno che c'ha qualche problema? Non lo so. Aspetta, capiamo chi è. Ma io mi lamento dei vostri armadi dietro, cioè li avete presi dove? Al bottegone? È Vladimir che c'ha un po' di casino, e dovrebbe essere Vladimir, credo, perché se gli levo l'audio non si sente più la confusione, quindi dovrebbe essere l'audio di Marcello. Io purtroppo sono spesso relegato in un ripostiglio, capito? Purtroppo per esigenze familiari, quindi ti tocca vedere il mio armadio del ripostiglio, quindi purtroppo è così, è una necessità. Ragazzi, visto e considerato che comunque vi creo qualche problema audio, io vi saluto, quando volete fatevi sentire. Fabio, noi ci vediamo presto. Gare commentate, le prossime gare quali saranno? Io faccio, allora Vladimir che fai? Lombardia sabato, direttona Lombardia, non si sa, io faccio ciò gli europei della pista ora, da martedì a domenica, e poi domenica bene, anche il ciclocross, la Coppa del Mondo dagli Stati Uniti la sera, mentre c'è la finale di Nations League. Va bene, dai. Ma tanto cosa vuoi? Vinci lo scudetto con la Roma, Fabio, cosa te ne fai? Mamma gara, proprio. L'ultima domanda, via, me la concedi? L'ultima domanda per Vladimir. Vai. In vista della Lombardia. Questo Pogacar, il vincitore della Lombardia? Ho detto questo Pogacar per il Lombardia, che si fa? Qui un consiglio c'è il gioco, che si fa? Si mette o non si mette? Perché non si è capito. A è da schierare o no Pogacar? Ha mollato completamente o si riprende per sé per il Lombardia? Com'è qual è la verità? Secondo te? Secondo me ha mollato troppo. Secondo me ha mollato perché a fine stagione, ricordatevi che i valori in campo sono quelli, il Lombardia lo vincerà uno dei corridori che è arrivato avanti al Giro dell'Emilia,
c'è poco da fare. Chi c'è, c'è, chi non c'è, arrivederci, grazie, ci vediamo l'anno prossimo. Ormai è andata, via, non c'è tempo da qui. Quindi ragazzi, chi ha comprato poco c'ha la presa fregatura. Ragazzi, ragazzi hanno, i corridori hanno 30.000 km nelle gambe. Qua ci vuole sì testa, gambe, cuore, ma soprattutto ci vuole testa. Per cui se un corridore non è arrivato davanti alle miglia, o comunque difficile che uno si nasconda dietro al dito. In Lombardia, dal mio punto di vista, lo vincerà uno dei corridori che all'ultimo giro sul San Luca era lì a giocarsela. Verissimo. Lo vince uno tra Roglic e Evenepoel, insomma, no? Almeida! Quindi lo vince Almeida. Uno di questi. Ti chiedono anche in chat, Vladimir, uno tra Godù e Bardet. Chi è che fa Godù tutta la vita? Per quanto riguarda il futuro? No, in Lombardia. Per il piazzamento. Bardet. Vabbè, Bardet. Allora Bardet. Comunque Godù per il prospetto, diciamo. Sì. Ok, dai, se vuoi andare, Vladimir, vai pure, non ti vogliamo sapere. Sì, anche perché ora. Poi sento anche il rumore, faccio fatica a sentirvi e non voglio neanche rovinare, insomma. No, vai tranquillo. Io, Vladimir, guarda, ti saluto dicendo che ho in mente il ricordo del tuo Giro d'Italia quando ti hanno squalificato. È stato un Giro d'Italia che mi ricordo come se fosse oggi, lo guardavo tutto dalla prima tappa all'ultima e ci rimasi male perché comunque ora non sì, è che tifavo, ero un tifoso, però cioè, mi piaceva che tu fossi protagonista di quel Giro d'Italia, però è andata così. Ma eri da squalifica, onestamente, a distanza di anni te ti saresti squalificato? No, allora c'è un regolamento. Il regolamento va applicato, però se c'è un regolamento, la legge. No! Abbiamo perso. Questa è la sfortuna. Non avremo più la risposta. Di Boscon, capito? Che fuori. Beh, ma infatti era in Trentino, se non ricordo male. Non l'avevano squalificato in Trentino? In una tappa in non Trentino. Lo sapremo mai. Che comunque c'erano di Santa Barbara, sì. Sì, che comunque c'erano delle attinenze trentine perché aveva preso a pugni un Simone Hooligans che è trentino, sì, esatto. Tutto ciò che attorna al Trentino evidentemente è un sì, erano gli Hooligans di Simone, è vero. Sì, la tappa sì, Simone Hooligans di Trento, Mi sembra di sì, io mi ricordo. Forse Fabio la sa la risposta, magari hanno parlato una volta. Non so Fabio, dici la cosa. Risposta. Lui non si sarebbe squalificato perché? Perché non si sarebbe squalificato? Ha detto c'è un regolamento, stava dicendo c'è un regolamento, però... Ah, forse perché... è stato perché Mauro Vendi che ha staccato la connessione. Forse perché... No, c'era Castellano, non c'era Vendi. Sì, c'era Carmine, certo, c'era Carmine Castellano. C'era Castellano, fu un giro. Cioè, Beni c'era come assistente. Beni c'era come assistente. È 2002, vinse Savoldelli. Quel giro. 2001 vinse Simoni. No, 2001, Simoni. Simoni, ok. Sì, fu il giro del Blitz di Sanremo. Ok, quello di Sanremo. Sì. Quello di Sanremo. Sì. Si parla di Roubaix, di Lombardia, non si parla di oggi, se no... diceva il podio ha vinto Cavendish davanti 10 stagioni vabbè noi non vogliamo manipolo di sconosciuti davvero io non so chi sia qualcuno c'era però come ho risposto nella chat di Telegram noi quando c'è la Roubaix non guardiamo il ciclismo minore ragazzi devo lasciare io veramente quando... a brevissimo devo vorrei lasciare no vai tranquillo, Fabio, vai tranquillo. Dimmi ma 5-1, sì, vero. Abbiamo vinto contro l'Empoli 2-0, per noi è tantissimo. Non l'ho vista, sai, non l'ho visto. Ho fatto gli highlight per la Roubaix, poi ero sazio e soddisfatto. Sono andato a farmi la mia mezz'ora di corsetta e me la sentivo alla radio. Via, Fabio, no, dice Lombardia, dai, spara un nome, Fabio, dai, secco. Spero Evenepoel. Se non deve essere italiano e mi sembra difficile, personalmente spero Evenepoel. Però Bobedoro... Ma lui le parolacce le sa in italiano?
Ma se, secondo te l'attaccheranno? A parte non c'è la discesa della Corma di Sormano, però l'attaccheranno in discesa. Ah, ma sicuro. Ma guarda che livello, io l'altro giorno l'ho visto molto bene al Giro delle Emilie. Accidenti. Guarda che anche diverso. Guarda che questo Lombardia è diverso. È durissimo. In discesa, intendevo in discesa. Io l'ho visto benissimo in discesa al Giro delle Emilie, Vanderpool. Sì? Mi sembra trasformato. Sì. Sì, allora fanno il servino, l'ha fatta anche 5 volte quella discesa, l'ha imparata quella discesa, l'ha fatta 5 volte. E ora andrà 5 giorni in Lombardia e farà. Va col Brama, sì, sì, no, ma è vero, sì. Va col Brama. Io l'ho visto, sinceramente l'ho visto trasformato, l'ha attaccato lui in discesa, era parecchio sicuro, mi sembra, poi io non lo so. Ragazzi, vi saluto. Dai, ciao Fabio, alla prossima, ciao, grazie mille. Grazie per l'ospitalità. Ciao a tutti. Di nulla, ciao. No, allora, continuiamo un attimo, attacchiamo il discorso perché abbiamo fatto vedere i top e flop, però in maniera è bloccata molto... anche Marcella. Abbiamo fatto vedere i top e flop, però molto velocemente. Allora, era giusto rimetterli e spiegare... Basta con la Rube. Ieri ho dichiarato in altra sede, ho dichiarato che la Rube è una corsa minore in confronto al Giro dell'Emilia, che sai che è la mia... No, cosa? No, lo non sai che... Dire. No. Sai che il Giro dell'Emilia, Marcello non lo sa, te lo sai, che il Giro dell'Emilia è la mia corsa preferita, è la sua corsa preferita, corsa di un giorno, di un giorno. Sì, ma dipende, cioè da quando arrivano, da quando fanno San Luca, ok? Sì, no, io ti parlo di quello recente, insomma, degli ultimi anni. È una bella gara, sicuramente per me è la mia corsa preferita. Meriterebbe, come anche la Milano-Torino, secondo me sono gare che meriterebbero un gradino sopra, ecco, rispetto alla categoria in cui sono. Però è chiaro che sai che delle semiclassiche italiane la Milano-Torino forse è quella più brutta, cioè te lo dico in maniera molto aspetta, a me non mi interessa della storia, mi piace Superga. Lavoro vai, vabbè. Allora ripetiamo un attimo chi sale e chi scende. Allora, i top l'abbiamo spiegati prima, il motivo comunque è l'ordine d'arrivo dei top, diciamo. Manca Van Aert, ok? Perché Van Aert è arrivato settimo. L'altra volta su Van Aert siamo stati buoni perché aveva fatto un undicesimo posto e gli abbiamo tolto forse uno o due meno rispetto a quello che gli toccava il mondiale. Qui c'è dentro, c'è anche il mondiale in pratica. Qui invece oggi è continuata la serie di prove anonime di Van Aert, perché anche oggi praticamente non si è mai visto, se no quando ha forato per rientrare nel gruppo, poi è stato molto anonimo, ci ha provato un paio di volte a rientrare su Van der Poel, ma non aveva la gamba, e quindi pur avendo fatto un settimo posto, era il favorito numero uno per la seconda volta, per la seconda gara di fila, e a questo giro gli tocca un bel meno tre. Questa è stata la giustificazione per il meno tre. Lo stesso Van Avermaet, meno due, perché? Perché l'abbiamo detto prima con Panchetti e Belli, Van Avermaet aveva azzeccato la fuga che probabilmente, se aveva la gamba, lo portava al traguardo, perché di quella fuga lì 4-5 persone erano a giocarsi la Parigi-Roubaix. Quindi Van Avermaet ha dimostrato, e l'ha dimostrato perché l'hanno ripreso nel viso a un certo punto, che era stravolto, e Van Avermaet ha avuto il merito di entrare nella fuga giusta, ma il demerito probabilmente di non avere una grande condizione, e ha pagato. Pedersen meno due, perché purtroppo anche lui è vittima della caduta, neanche colpa sua. È tornato Belli, grandissimo. Sì, mi sembrava maleducato non salutare gli amici, dai. No, ma ci devi ormai dire l'ultima. Ce la devi dire quella, perché sennò ci lasci col siamo rimasti così in sospeso che non sapevamo via. Ormai ce la devi concludere, dai. Com'è la fine? Ecco Belli, com'è finita? Per chi si fosse collegato adesso, la domanda era nel giro del 2001, giusto? Viene squalificato per un pugno a un tifoso, e io gli ho detto mi è dispiaciuto vederti squalificato in quel giro, perché comunque tifavo per te, e la domanda è visto come è stato l'arrivo, vabbè, lo puoi dire, chi se ne frega, tanto se vado squalificato te dica, vinto. No, ero guarda che adesso ti tiro un pugno, Belli, se mi distrazione a cronometro, con tutto rispetto per Gibo, insomma, a cronometro andavo un po' di più,
ed ero in crescita di condizione. Avevo fatto secondo il giorno che poi mi hanno squalificato, sì, ad Arco di Trento, in volata, gruppettino di 7-8 corridori, adesso non mi ricordo. Per far secondo io vuol dire che avevo della benzina ancora, altrimenti sarei arrivato sesto, settimo, ottavo, perché comunque... La domanda che ho fatto a Vladimir è stata se lui si sarebbe squalificato, si sarebbe... Sì. No, si sarebbe autosqualificato. Sarei autosqualificato, il regolamento è chiaro, dice che comunque i tifosi sono intoccabili, però se c'è un regolamento, la legge è uguale per tutti. Allora, Contador andava squalificato... Michelangelo Lopez andava squalificato, chi è? Moser, lasciamo stare, che era al tempo il presidente dell'ACPI, diciamo il sindacato dei corridori, mi ha difeso pur avendo Simoni, che sappiamo essere legato da una parentela, mi ha difeso, perché comunque Moser, insomma, sappiamo la rivalità che c'era ai tempi tra lui e Saronni, e spesso e volentieri, insomma, qualche gomito, qualche manata arrivava. Cosa dire? Purtroppo è andata così, e ho rammarico di non essere potuto salire almeno una volta sul podio al Giro d'Italia, perché comunque sarebbe stato un po' coronamento a una carriera dignitosa con un podio, ma io dentro di me ero convinto di poter anche vincere, però vabbè, questo è. Ah, l'altro abbiamo detto Contador, Lopez, forse Froome. Ma ce ne Froome, sono tanti. Sì, qui scrivono Froome, sì, anche sì, Nibali, sì. Scrivono, io Nibali non me lo ricordo sinceramente. Vabbè. Allora, comunque hanno squalificato solo te. Hanno squalificato solo, ma lo puoi dire, cosa ti dici? Perché l'hai preso bene. Chiudere il discorso. Vladimir, perché l'hai centrato bene il Simoni Hooligan? Fu bellissimo. Sono passati 20 anni e probabilmente tanti insomma appassionati che ci stanno seguendo magari non erano ancora nati o erano molto piccoli. Vorrei ricordare un po' anche cos'è accaduto, perché comunque è stato sì un gesto istintivo, chiaramente adrenalina a 1000, ero in classifica, mi giocavo la tappa, è arrivato l'insulto e ho perso il controllo, però non è stato un episodio fine a se stesso, c'erano dei precedenti. Il giorno prima sul passo Pordoi c'era Frigo in maglia rosa e io stavo lavorando per Frigo, e con Simoni c'è sempre stata rivalità sportiva, perché comunque nelle categorie dilettanti, insomma, spesso gliele davo, ogni tanto lui me le dava. Poi si è invertita la rotta, come è stato anche con Pantani il giorno prima su Pordoi, insomma, ma non solamente il giorno prima, c'è stati diversi episodi dove si è creato quella tensione tra me, i miei tifosi e i tifosi di Gibo. Per cui è stato sì un gesto istintivo, però sai, quando uno inizia e continua e insiste, così. Però posso dire una cosa? Posso dire una cosa veloce? È giustamente. In quegli anni era bellissimo andare nelle salite. Ma no, questa ma è basta, la scena. Questa è la scena. Cioè. No, però, ragazzi, tu andavi la sera prima. Fatto bene. Con la maglia di Simoni della Lazio. Era pieno di gente. Ah, scusate, attenzione, che poi è uscito che il tifoso che ho colpito con questo, so, non c'è più Fabio che lui commenta anche la box, è risultato essere figlio del fratello di Simoni. Per cui... Addirittura. Sì, è nipote. Ma cosa ti disse? Cioè, disse una cosa pesante, cioè da proprio da pugno in faccia? Cioè, da pesante. Tua mamma la si tocca? Si è capito. Dai. Ha anticipato, anticipato una Zidane. Cosa stupidissima. Belli, ha anticipato Zidane. Cioè, dai. Comunque il pubblico, vedi, noi si diceva che il pubblico del ciclismo comunque è sempre quel pubblico corretto verso tutti, che incita anche. Però ultimamente no, si era visto un po' delle scene non piacevoli, no? Il pubblico in mezzo alla strada, che fa casca corridori. Però ci sono stati anche 20 anni fa sti casini qua, tra cui anche offese a corridori, quindi anche 30, succedono, anche 40, succedono, ragazzi, anche 50. Succedono. Vabbè, bene, allora, ragazzi, era giusto precisare. Grazie Vladimir. Grazie a voi, a presto. Ciao. Comunque Vladimir, per noi quel giro l'hai vinto.
Vabbè, nel mio cuore rimane comunque un Giro d'Italia che ho vinto, bellissimo, che è stato l'ultimo giro dei dilettanti, corso sulle strade dei professionisti, quando comunque eravamo giovani e forti, con emozione passare, non so, sul Pordoi con 300.000 persone, Giro d'Italia, vabbè, che ho messo in cascina davanti a due corridori che hanno fatto un po' la storia del ciclismo, Gotti e Pantani, per cui, vabbè. Diciamo non che male, non male, non male. Dai, questa piccola soddisfazione me la sono tolta. Poi il resto, potevo far di più, va bene, insomma. Vabbè, la tua carriera l'hai fatta, comunque. Non è che, cioè, a parte qualche rimpianto, sì, però, insomma, no? No, no, va bene così, va bene così. Come canta Vasco Rossi, va bene così, senza parole. Ciao a tutti, saluto. Ciao, ciao. Ciao, ci sentiamo. Ma che chiusa poetica. Ma che chiusa poetica. Ci guardiamo su Eurosport, ciao, ciao. Ciao, Belù. Dicevi... Comunque, voi ci fate caso? Cioè, quanti bergamaschi in quei 15 anni? Cioè, quanti bergamaschi in 10 anni hanno fatto i numeri al Giro d'Italia? Ma anche al Tour? Perché non c'era solo Belli, c'era Savoldelli, c'era Gotti, c'era Guerini. C'era Guerini. Guerini ha vinto la Duez, cioè non ha vinto la tappa delle scappate di casa. Io non ho mai tifato gli italiani... Cioè, io non ho mai tifato gli italiani che facevano solo il Giro d'Italia e poi quando andavano al Tour de France arrivavano cinquantesimi. Per me io non ho mai accettato questa categoria di corridori. Simone era uno di quelli che andava diverse volte, ha vinto una tappa al Tour. Simone ha vinto una tappa. Andava, sì, Marcello, a fare però, capito? C'era una categoria proprio di corridori in quell'epoca lì che facevano il Giro d'Italia e se lo lottavano, perché c'erano praticamente solo italiani, no? Sì, e poi vero. Se una volta andavano al Tour de France arrivavano fuori classifica un'ora e mezzo, due, sì, ore. Però cioè, io là, per me quelli non erano, non ho mai preso, sì, in considerazione, ma in quel tifo. Periodo lì c'erano dalle 9 alle 5 squadre italiane al Tour de France, cioè per dirti no, no, cioè negli, sì, anni 90 noi facevamo metà quasi delle squadre che partivano al Tour. Cioè, era una roba impressionante. C'era roba probabilmente impressionante. Su 180 corridori, 50 erano italiani. Anche 60, anche 60. No, 63 mi sembra sia stato il record, poi non lo so. Però, cioè, ragazzi, guardate che i numeri in quel periodo erano spaventosi. Io poi, prima non ho interrotto Belli, perché comunque era bello ricordare la... Bello. Si è ricordato un momento della sua carriera. Però, ragazzi, in quegli anni tu dovevi andare la sera prima sulle salite alpine, cioè tu la sera prima dai, quei tempi lì, ti mettevi, io penso proprio di no, cioè devono sbucare fuori due campioni almeno che appassionano. Qua abbiamo la porta, ragazzi, no? Questo è il momento, è il momento più alto della giornata di oggi, cioè la porta. Beh, ma questa è classe, capito? Cioè, la porta qua ha usato il vero Solex. Questo lo usavano in Francia nei primi anni 20, negli anni 20 e negli anni 10 per frenare. Ma non sto scherzando. Tra l'altro la Porta ha detto che aveva un problema meccanico quando sono partiti davanti, perché altrimenti l'avrebbe seguito in scioltezza. Sì. È vero, ha detto lui. Non è che... Ma cosa? Uno che frena... Guarda, uno che frena sì oggi vinceva. Guarda, te ci scherzi, hai avuto problemi perché se no... Grande Berta! Eccolo. Ragazzi, come l'ha visto la porta? Come l'ha visto la porta che frena di tacco? Oh, Berta! Ciao. Come l'ha visto la porta che sta guardando il Milan? Esatto, no, la porta però benissimo, ragazzi, benissimo la porta oggi. Ha detto che è stato sfortunato perché era l'ammiraglia, perché aveva un problema quando sono partiti davanti, perché altrimenti, facendo intendere che oggi aveva la gamba per vincere. Infatti ha battuto anche Van Aert in volata. Non si scherza, ragazzi. Nemmeno rispetto a vedere Van Aert come ha pensato di fare la volata. Nemmeno rispetto per il prossimo sesto. Compagno di squadra. Ha fatto un buonissimo sesto. C'è un po' di meme oggi, guarda, ora facciamo, inauguriamo la rubrica meme sulle live, questo è bellissimo,
a chi me l'ha fatto fare non potevo stare sul divano. Ringraziamo gli amici di Ciclismo De Panza che durante le... Sì, no, faceva una faccia Vanavermatt allucinante oggi. Sempre in ultima ruota, comunque. Tra l'altro anche lui ha detto che ha vomitato tutto il giorno. Questa è la, così, questa è la follia della serie notizie di Luke Rowe, follia totale. Praticamente era bellissima l'immagine, era di lato sulla foresta di Arenberg, poi passa il gruppetto di Van der Poel col Brelli. Allora dice che era Stuyven, chi dice Pedersen, però da fonti ufficiali a questo punto sembra Pedersen. A me mi sembra che fosse ancora lì Pedersen. Ma però, secondo me è Stuyven. Hanno fatto vedere la foto. Però Stuyven in effetti era anche caduto anche prima, quindi forse non era lui. No, dalla foto che vabbè, intanto sono caduti tutti. Kung, quante volte è caduto? 10, 4, 3, almeno 3. Poi ha deciso di salire in ammiraglia. Comunque Luke Rowe praticamente ha tagliato la strada e ha preso un pieno Pedersen e altri due, praticamente l'ha atterrati quasi tutti, Vorrei rispondere a Sputnik. Questo è il primo cero che ha acceso col Brelli. Questa è bellissima. Bellissima. Questo prima che Moscon passasse i suoi 4 chilometri da paura, ovvero foratura e caduta, che Belli prima ci ha detto, ma io penso che sia la verità, che aveva probabilmente la bici di scorta e i pneumatici gonfiati male. Moscon in testa da solo a Roubaix, il trattore, bellissimo. Questa il pianto di Van Aert, è bellissima questa immagine. Qua sembra il Pierrot. Ve lo ricordate il Pierrot, il clown francese? È simile. Ma sono quelle lacrime di lacrime di tristezza, ho misto tristezza e gioia, stranissimo. Il Pierrot era un clown triste, infatti. Probabilmente si è gettato l'acqua nel viso, sì, perché non ci vedeva più. Poi c'è una foto bellissima di... Questa è la caduta di Moscon. Cioè, bellissimo, questa è favolosa. Questa è favolosa, l'avevo notato anch'io, che a un certo punto a 7-8 km dalla fine, cioè tutti merdosi dalla testa ai piedi, Van der Poel scarpe bianche. Perché è elegante. Vabbè, lo spieghiamo, sicuramente c'aveva copriscarpe, se le è tolti, la scarpa, però è favoloso vedere tutti i corridori smerdati, lui di classe con le scarpe bianche, favoloso, bellissimo. Però pensate alla lucidità di questo corridore che in un momento in cui tu devi pensare a non farti fottere si toglie i copriscarpe, cioè è una roba impressionante. Cioè, qua stiamo parlando di livelli elevati. Oh, ho visto Tonino Guerra, eccolo lì, ma che bello, il secondo, eccolo qua. Gianni, l'ottimismo è il profumo della vita, però a quanti erano le gomme della bici che ti hanno dato? È vero. Sono stato contento per Corbelli, ma non ho goduto appieno perché mi dispiace veramente per Moscone. Ci avevo creduto. Sarà la gazzetta di domani questa, ti faccio una provocazione. Lo metteranno in prima pagina? No, assolutamente. Sì, no, magari in prima pagina sì, ma in un ritaglietto ridicolo. No, ragazzi, domani... Il posto di Luca? Sì. Vado un bagno un secondo e ritorno. No, Sputnik che ha scritto che no, perché non ti posso rispondere a quella alla domanda che, cioè vorrei risponderti ma non posso. Mi aveva fatto una domanda, no? Allora, facciamo questo gioco, dato che ora lui non c'è il boss, il conduttore. Gioca giù e facciamo. E l'Amadeus. No, allora si fa questo gioco. Sputnik mi ha fatto una domanda, no? Cioè, ha fatto un'osservazione, no? Perché io avevo detto la Porte poteva anche vincere, chissà, no? Stavo un po' esagerando. Può darsi. Lui ha detto, oggi la Porte sembrava in palla, ma vincerla, ma... Io ho detto, vorrei risponderti, ma non posso. Allora, voi dovete indovinare la risposta, quale sarebbe stata, capito? Che non posso dare. Qua è complicata la storia. È a caso, però è un gioco che si fa 2 minuti finché non torna Pippo Baudo. Il piscione. Ditemi. Ragazzi, un attimo. No, era un gioco. Enrico Dumoulin. Un gioco veloce, così mette non c'è.
Sì, ero con Dumo. No, io ho fatto quella davanti, non quella dietro. Okay. Che domanda devo far vedere? No, non è una domanda. Allora, era un gioco che si faceva per passare due minuti, capito? Beh, basta, poi è già per finito. Per indovinare cosa pensava il mullà che non può dire. Io parlavo di Laporte. Sputnik ha detto Laporte era in palla, sì, però a vince, da qui a vincerla, ma... Andiamo avanti. Avrebbe forato nel velodromo. Nel frattempo sentono la mancanza del nostro porno attore preferito che ci manda, ci spamma in chat. Io lancio un quesito, capito? Indovina, io ho detto ti vorrei rispondere ma non posso. Quindi lancio il quesito di indovinate qual era la risposta che non posso dare. Ma a quale domanda? Poi esatto, che andare avanti. A quale domanda? Vabbè, ciao. Se la Porte potesse vincere, se potesse vincere la Porte la Parigi-Roubaix? No. Lui è, basta, non lo dico più. Qualcuno che ha capito Io ho capito, Mulà, io ho capito. Ho capito, ma non so la risposta che volevi dare. Prova, dai. No, Filippo Baudo, no, Dio Sanzo, no, davvero. Amadeus, uguali. Comunque la Fede fatto batteva Sonia in mani basse. Dimmi, Luca. Fede che nella diretta di Instagram di ieri, quando il tipo ci ha detto di fare un nome, io ho fatto Stibar e Colbrelli. Sì, io mi pare Van Aert e qualche un altro, ho detto. No, io Colbrelli non lo vedo. Però bisogna prenderci il merito, Berta, che tutti e due, appena ci hanno chiesto chi prendereste per Roubaix e Lombardia, entrambi abbiamo detto Moscon. Sì. Sì. Che comunque oggi il buon vecchio Gianni Moscon ha fatto quarto e se vinceva ragazzi è podio nel campionato, sono quarto in campionato, ma se vinceva Moscon ero terzo, quindi ero l'unico davanti quarto. Che aveva Gianni Moscon, come no, sì, come no. No, non dico quindi... no a te, sto rispondendo in silenzio a Sputnik. Sarebbe la forza però... sarebbe arrivato secondo. Però, se no potevo dirlo, è una domanda che è una risposta che non posso dare, capito? E questo è il discorso. Allora facciamo gli auguri di Ponte Faricino alla mamma dell'Azzini, Vittoria Guazzini. Si è spaccata bene. Purtroppo c'è una caviglia che è grossa un'angurria. Ha scritto anche Martina oggi, ha detto la mia mamma si è fatta male. Abbiamo visto. Ma tu ancora imperterrito, vero? No, ma scrive con l'account di Fantacycling, rompi coglioni. Sì. Perché mia madre, Marcello, perché te lo vedi? Lo vedi così inferiore a cronometro rispetto a Thomas? Vorresti fare l'Ironman, cioè. Marcello, sai? Cioè, ma Ironman è il supereroe. Adesso qui è multidisciplina, Fede. Poi a Cronos, capito? Ma lo sai perché fa quello? Per sfidare un giorno Benjamin Thomas. Guarda lì che postura perfetta. Sì, ma sembri Ubrì, ti manca di star così. Sembri Graham Ubrì. Marcello, te hai capito il progetto, no? Migliorare a Cronos per poi battere Benjamin Thomas e conquistare Fermi un attimo. Lancio un quesito agli amici. Quanta gente ci sta seguendo a quest'ora? 330. Quanti siamo? 330. 330. Allora, mi piace. Mettete mi piace alla live. Ok, 330 persone che ci state seguendo. Secondo voi, Federico Creatini è completamente folle che ha deciso di darsi all'Ironman per conquistare l'Alzini? Sì o no? Scrivete. Sì, ma questa è una domanda retorica, dai. Questa è una domanda retorica, sì. Cioè, per conquistare l'Alzini si fa 70 km a nuotare, a pedalare e a correre. Cioè, sì, però Marcello, prima bisogna organizzare la sfida finale, il duello finale. Creatini. Va organizzata, capito? Vabbè. Poi chi vince conquista... cioè o almeno conquista, poi lo sceglierà lei, però cioè lui comunque acquisisce un certo prestigio, sì, un certo fascino. Guarda, l'unica speranza che ho, guarda, se davvero si fa il mezzo anno, magari gli do 3-4 minuti a nuoto, a corsa, a qualcheduna, allora posso prendere ti distrugge. prendi bastonate. a nuoto vado male, a nuoto, a corsa non vado male. Bici, sono un ciclista, sì. Sono un mezzo ciclista.
Ma lui è 6 volte tanto, cioè tu fai conto che in una salita di 4 chilometri, perché ne so io, su Montesera ti può dare 10 minuti, no? 10 minuti no, 8 minuti te li dà tutti. No, 10 minuti me li dà sul Senna, sì, sì, ho voglia. Anche 12. Ciao dal Belgio, ciao a te Nico Mu 1927, se è la tua data di nascita... Che nome del cazzo! No, se è la tua data di nascita, già che usa la tecnologia è tanta roba. Come mai sei 1927? Oh? Ma che te ne frega? No, è così per sapere, avrebbe 100 anni quasi. Ma no, 100 anni, 92, 92, 95, 96, 94. 94. Vabbè, qua ci abbiamo uno. Ci abbiamo, come uno 94? 96. Vabbè. Quanti cazzo ne avrebbe? No, 2021, 96. 27, 96. 96. La matematica AS Roma, ok, l'anno di nascita dell'AS Roma, deduco. No, 94, scusa. L'amico di Pacchetto. Oh, no, so che è più cazzo, 94. Peggio, dai. 94, sbagliato, 94. Vabbè. Ragazzi, è stata una grande rubea. A me mi è garbata, cioè una roba fuori di testa. A me mi ha fatto schifo. A me che me ne frega, io se mi pare, io per quello che penso, a me non mi piace. Non mi piaceva prima, figurati bagnate, dai. È una corsa che non mi ispira, non mi ha mai ispirato, non mi dice niente, dai, che ti devo dire. Sono gusti personali. Marcello, alla fine, cioè, ti è piaciuto come gara? Ma io sono dispiaciuto. Guarda, io resto dell'idea di mia moglie. Io sono, non riesco a essere contentissimo per la vittoria di Colbrelli, perché mi dispiace per Moscone. Bravo, ma che davvero, seriamente. Cioè, Marcello, non sto scherzando. Vinto, secondo te? Ecco, se avesse vinto Mosconi, con i moduli, può darsi. Secondo me, se avesse vinto Moscon, secondo me sarebbe stata un'impresa leggendaria. Fuga della prima ora. Fuga della prima ora. 150 km da lì, cioè, allora lì avrei di più. Sì, quasi 200 km e poi è rimasto, se fosse arrivato al traguardo, sarebbe rimasto 52 km da solo. Una roba mai vista. No, era veramente... A quel punto lì, allora rivalutavo tutto e era una grande corsa. 230 km. Sì. Allora, secondo me, senza la foratura avrebbe vinto sicuro. E se gli avessero dato una bici buona al posto che la bici farlocca, forse avrebbe vinto lo stesso. Perché dopo è andato nel pallone totale. Sì, però comunque, come ha detto giustamente, ricordiamoci che è molto emotivo. È 4, però. Ragazzi, sì tra l'altro, ricordiamoci che è un corridore molto emotivo. Comunque abbiamo, vi faccio vedere il vero vincitore di oggi. Questa è una perla, ragazzi, eh? È una perla. Preparatevi. Ma io spero che l'abbiano investito. Ma io spero che l'abbiano investito. È successo. Allora, questo era alle 8 di mattina. Sì, è prima del passaggio, chiaramente. È successo davvero, eh? Una roba allucinante. No, poi un'altra cosa strana erano le pannocchie. Io non ero abituato a vedere le pannocchie, le patate, le cipolle, perché quando corrono a marzo-aprile non ci sono le pannocchie. Io ero lì contento, vedevo, ma è tutto strano, c'erano le pannocchie. Che figata! Comunque ci sta bene in questo periodo la Roubaix. Sì, pur non essendo un grande amante della Roubaix io. Cioè... Ah, nemmeno te, allora sei come me, Marcello. Ma no, ma allora ti dico una cosa. Io non accetto, io ti dico semplice, guarda, io non accetto il ciclismo senza salite, anche piccole, però non... No, vabbè, per me se la gara è tutta pari, a me non mi piace. Ci può essere il pavè, questa però questa ha fatto più selezione delle salite. Non mi interessa, io quando è tutta pari... Questa immagine qui è l'emblema della Roubaix. Se è tutta pari una guardia, in generale. Questa immagine qui, Mulla, è l'emblema della Roubaix. Cioè, non mi interessa niente, io guardo l'altimetria, è tutta pari, non mi guardo. Punto, poi può succedere qualsiasi cosa. Se l'altimetria è piatta, l'encefalogramma è piatto, non mi piace il ciclismo. Punto. Mettete qualche salita per il Mulla, dai. No, è così, sì, infatti il Fiandre mi piace tantissimo, capito? Sulle pietre, cioè, vedendo Marcello, vedendo Sagan così, che poi Sagan non è neanche stato protagonista perché è uscito che tra l'altro è caduto su,
Subito, lui è caduto subito, lui non si è fatto mancare nulla, è ingordo, è stato ingordo di cadute, subito. Però comunque da dargli atto che l'ha finita, Sì, perché Sagan comunque può essere un corridore che magari ha perso lo smalto di qualche anno fa, può essere ma un questo è un signore, che, ragazzi. Che qualcuno questo ha scritto va in chat prima, bollito, tutte le tipare. Questo, ragazzi, ma tu sei bollito, chi l'ha scritto in chat? Chi è che si è permesso di scrivere in chat che è bollito? Un cretino l'ha scritto. Ma come si permette? Cioè, noi dobbiamo ringraziare questo corridore. Noi, questo corridore qua lo dobbiamo ringraziare, ha tenuto alto il ciclismo per 4-5 anni in cui regnava la noia in una maniera incredibile. Questo corridore qua è troppo simpatico. Questo è un grande, cioè merita il rispetto assoluto. Dai, bollito. A me è dispiaciuto perché se la Roubaix era asciutta non so quello che poteva dare. Per me oggi poteva essere uno dei grandi favoriti, perché lui comunque la bici la sa guidare in quelle condizioni lì. Purtroppo, sì, sì. Infatti è talmente stupida come cosa, lui è cascato in un punto dove c'era tanta acqua, una curva sull'asfalto. Sai, quando rimani nel gruppo è chiaro che non puoi prevedere cosa succede a 2 metri da te dopo una curva, e quindi lui è rimasto impantanato lì e è andato per terra. E ha preso In generale sono caduti, adesso non dico di più sull'asfalto che nel pavè, ma sono caduti in un botto sull'asfalto. Beh, ma l'asfalto è pericoloso, con quella pressione di gomme e tutto, tu passi dalle pietre all'asfalto, le pietre all'asfalto, le pozzanghere, la gente fa manutenzione da una parte, le strade Marcello. Fanno schifo, cioè ragazzi, Marcello, questa però è una corrida, quella di oggi, con tutto il rispetto, ma quella di oggi è finita, dai. Quella di oggi è stata una corrida, sono gare anacronistiche ormai, sono gare anacronistiche, il Gran Premio dell'Isola, ci stanno, è come il Gran Premio che fanno di motociclismo. Mulla stasera è il contrario, stasera è il contrario, Mulla è il contrario anche domenica scorsa. No, ma io da sempre sì, cioè è storica questa, io nel senso... La Roubaix, vabbè, sì, per Belgi, roba del genere, però non è che ho mai apprezzato il Fiandre è una gara, cioè, quella sì che è una gara. No, oggi è veramente... Ma il gusto personale, non amarla, sono gusti stoica, dura, difficile, se ci mette anche le salite diventa una gara... Ma questi sono gusti personali, non c'entra niente. Oggi è stata proprio quello... una gara di sopravvivenza. Per me, io la provocazione, Marcello, che ho lanciato, non so se l'ha sentito, non ce n'è ancora, è che per me una Roubaix oggi vinta con questo clima e questa tipologia di gara vale più del mondiale vinto da Alaphilippe. Per me sì. Colbrelli ha vinto una gara che vale più del mondiale. Ah, sono due gare diverse. No, però è una gara che si ricorderanno tutti. Sì. Non vale più del mondiale, ma è una gara che si ricorderanno tutti. È diverso, sì, cioè, solo ragazzi, perché è diverso. Perché poi se guardi l'ordine d'arrivo degli ultimi primi 25 è imbarazzante, dico solo questo. Vabbè, guarda Mullah, perché sono reduci dalla fuga iniziale di quei 30. Ma non mi sentite? Sì, che ti sentiamo? No, comunque guarda, la top 20 classica della Roubaix ha sempre dei nomi di outsider, underdog, Marcello, e meriti sconosciuti. Dillier, Pulit, non hanno nessuno. No, fermo. Ma l'hai vista? Cosa? No, oggi. L'avete visti? Guardate Pulit, ma Dillier e Pulit, cosa gli hanno fatto Dillier e Pulit? Croce. Dai. Non sono due, Wyman. Questi sono 15. Questi sono 15 corridori. Florian Vermeersch terzo. No, secondo. Secondo? Ma Pulit sono arrivati secondi uguali, ragazzi. Dillier e Pulit sono arrivati secondi uguali. Non è quello, ti sto dicendo i primi 25. Sono, dei primi 25, 20 sono inesistenti, corridori inesistenti. Perché c'è stato un momento in cui c'erano tutti in fuga i belgi. C'era proprio, mi ricordo, la grafica, tutte le bandierine belghe, basta. Poi, a parte il fatto che oggi l'ho sentita, l'ho guardata su France 2, che era la massima esaltazione, perché non c'avevo voglia di sentire gli italiani, ho fatto le corna al magro questa volta, e quindi il povero magro. E quindi me la sono vista con Chalabert e la Marion, tutto bello contento. Mulla ti fa una provocazione, dice Mulla, mi dici una gara degli ultimi anni che hai ritenuto bella per i tuoi standard, e io ci metto allora, come per dire, allora dimmi qual è quella che ritieni bella. Ma cosa vuol dire? No, non avete capito, a me non mi piace questa, mi piacciono tutte. Cioè, non ha capito, non mi piace questa perché, specialmente come oggi, perché per me oggi non si poteva fare la differenza in positivo. Non ti è piaciuto?
il mondiale non ti era piaciuto. Vabbè. Bravo Gin Tonic, bravo Gin Tonic, mi piace di più. No, giustamente il problema è Alma nel 2016, di lì a 18 e 19 pulite. Ascolta, dai. Qui il problema è che per me questo non è ciclismo proprio al 100%. Per me però sono gusti personali, poi non è che devo dare sentenze, è una mia opinione, cioè di cosa guardo volentieri e cosa guardo meno volentieri. Ciao, Davide. Perché oggi la differenza si faceva in negativo, nelle corse di solito, in salita, in genere, si fa la differenza in positivo, cioè qualcuno attacca o comunque fa la differenza perché va. Oggi si faceva la differenza per i primi 150 chilometri in negativo, cioè forature, cadute, acqua e quello che ti casca addosso, solo in negativo, cioè le persone non è che non andavano, venivano escluse in negativo, capito? Non è che venivano staccate la gara, era esclusione, cioè questo è il discorso. Non mi sembra, ma è la storia della Roubaix, è una gara così. Infatti non mi piace a me, personalmente, non è che voglio dire che la Roubaix va eliminata, è una cosa, era solo un giudizio personale mio, che poi ognuno la pensa come gli pare. Cioè, scusa, Mulla, io la vedo così, ogni gara delle monumento ha un suo filologico. Ad esempio, la Sanremo è la gara delle monumento più noiosa, e tutti siamo d'accordo, non succede un cazzo fino a 5 km all'arrivo, poi te godi solamente per una salita che io l'ho fatta e fa cagare il Poggio, una salita di merda. Tu l'hai fatta dopo 285 km. No, aspetta, attenzione. Il Poggio, per farti capire che te godi per una salitella del cazzo fatta dopo tantissimi chilometri, vedi una sparata di un corridore che a volte va all'arrivo e a volte invece arriva la volata. Te sei stato 6 ore davanti a vedere una volata o gli ultimi 5 chilometri e basta. Questo è il bello e il brutto della Sanremo. Quasi sette ore. Questo è il bello e il brutto della Sanremo. La Roubaix è al contrario. Non c'è il Poggio, non c'è il cavalcavia prima di Sanremo, ma c'è 55 chilometri di pietre, di pavè, di forse fango se piove. Ti fermo. Il ciclismo offre 5 monumenti, ok? 2 sono pressoché sempre uguali. E 3 cambiano a seconda di quelli che sono i contratti con le varie quali città e tutto uguali? Il resto. Quali sono? La Sanremo e la Roubaix. Sì. La Liegi l'hanno rinnovata, l'hanno cambiata, poi a seconda anche della stabilità delle strade. Per me non avevamo bisogno, strade, perché il percorso, quello che hanno fatto più volte, secondo me è favoloso. Quello della la Liegi ha dei problemi di strade, perché evidentemente il governo come cazzo si chiama, della Vallonia, fa le strade come da noi nel sud Italia, non lo so, non ho idea, non so che dirti, non lo so, ci sono delle strade problematiche. Il Fiandre invece cambia a seconda di quelli che sono i soldi che mettono dentro le varie contee, le varie province. Le cinque corse monumento sono tutte 5 diverse da loro, è un po' come nella Formula 1, le 5, 6, 7 corse storiche della Formula 1, o Spa, nel mondo dello sci, la discesa libera, cioè Spa non è Monza. Monza non è Monte Carlo, è giusto, bisogna variare un attimino. Bravo, ogni sono sua tutte gara, belle, cioè, anche sì. Monte Carlo, chi Monte se ne Carlo. Frega. Cioè, ma io scusa, cioè, sembra perché qui ti leggo messaggi, screditare la Roubaix è imbarazzante, scusa. Ma io posso esprimere un parere personale? No, io non ho la sua idea. Un parere personale. Quello del Mulà è personale. Io come persona... Delle 5 monumenti è quella che mi piace meno. Può non piacermi una corsa? Posso? Sono libero? No. Però... Sono libero o no? No. No, sì, non sono libero? Ok, allora mi piace la Roubaix. È la mia preferita, ci piango quando la vedo. Va bene? Odio pianto, guarda. Ti viene la faccia come Van Aert. Ero commosso proprio. Che volete che dica? Così, come Van Aert. A me non piace, punto. Allora, questa è una provocazione di Simone, però ci sta, nel senso, questa qui è... No. Aspetta, te la infiocchetto bene bene. Allora, a me piace la Roubaix così com'è. Il Moulin invece ha detto, no, le salite fanno differenza. La Strade Bianche è a metà, perché ha salite e ha lo sterrato che, se puta caso piove, è un disastro come la Roubaix. Sì, ma non c'entra niente col pavè. Ma cosa c'entra con la Roubaix, scusa? Però rimane nel mezzo. Crete, è terra. È terra, però è uno spettacolo. Sarebbe la sesta monumento che farebbe, che avrebbe la sesta tipologia diversa delle monumento.
Poi con quelli dell'Amstel ci parli te, Luca, insieme, con quelli dell'Amstel. Cosa? Poi con quelli dell'Amstel ci parli te, fare il sesto monumento delle strade bianche. Tra no, in Italia. Beh, ho detto che l'Amstel sarebbe un po' come un po' meno della Liegi, ma potrebbe essere assimilabile. Sai, l'Amstel dove pecca, Marcello, l'Amstel, è che... Che è corta. A parte che è corta... Che fanno un arrivo dopo il Kauberg e ti arriva chiunque. Quando l'arrivo deve essere sul Kauberg, cioè... Bravo, quello, l'arrivo sul Kauberg sicuramente meritava di più. Però è un mezzo e mezzo, dai. È monotona, l'Amstel è molto monotona. Da spazio a poca iniziativa dei corridori, anche se magari a volte qualche anno ha fatto l'azione da lontano qualcuno, però molto spesso sai che si decide sempre lì, e ne abbiamo già una di gara, ovvero la Sanremo, che si decide sempre, lì. Sempre lì. Metterne un'altra di quella tale importanza come un monumento che si decide sempre sul Cowper sarebbe noioso, invece la Liegi cambiano sempre, ogni anno è bella. No, perché... la Liegi è cambiata ultimamente, basta. È una corsa che ogni 5-10 anni si rinnova perché devono rifare le strade. Va bene, però la Liegi ogni anno non è che si decide. Però è sempre simile. Ti cambia l'arrivo perché non arriva più su Amstel. Una volta hanno inserito la Roche-Faucon. Esatto. Poi hanno cambiato completamente arrivo. Poi lo Stoccolo hanno tolto per un tot di anni. Cioè, tanto... Il San Nicolà faceva selezione, poi invece Valverde l'ha vinte quasi tutte a Hans sulla salita finale. Poi hanno levato Hans, un'altra volta ne ha fatti arrivare davanti un supermercato perché c'era lo sponsor del supermercato, aveva fatto anche il Fiandre, comunque una cosa del genere. E comunque ad Hans arrivavano davanti un supermercato con la scritta gigantesca. Vabbè, comunque. Mullà al giro dell'Emilia al posto della Roubaix, che è Mullà lì che va al giro dell'Emilia, è la sua cosa preferita. Adesso glielo chiediamo quando torna. Di tutte le classiche, probabilmente, allora in Lombardia... con la colma di Sormano, eccolo, sentivamo la mancanza, meno male. Cosa è successo? C'è Lorenzo? No, è arrivato lo spammatore. So, speriamo che non sia Lorenzo. Madonna, mancava, guarda, mancava, se Dio vuole è arrivato. Però, mentre tu bestemmi lo spammatore, che poi hai detto così è anche brutto, perché può far pensare a chissà cosa, vabbè, chi conosce io le storie tese può ridere. Il Giro di Lombardia è forse una delle corse che è cambiata maggiormente nel corso della storia quasi centennale. Non è quasi mai uguale. Arrivavano al Vigorelli, arrivavano a Lecco, sono arrivati a Bergamo, così come adesso, arrivano a Como, sono arrivati a Varese. Cioè, il Lombardia è sempre stata una corsa, diciamo, che variava tanto. E poi è stata una corsa che per un po' di anni era nel dimenticatoio, nonostante fosse un monumento. Poi c'è da dire anche che la collocazione lo porta a vedere che comunque sono in 4-5 e basta che lottano per vincere, perché molti pensano già alle vacanze. È stata bella l'anno scorso, che invece era piazzata praticamente, cos'era? A metà stagione, diciamo così. A inizio stagione. A metà stagione, sì, dai. Però, cioè, vi faccio un ricordo stupido. Quando c'è stata la mia corsa preferita, che è il Tour of Guanci, quello vinto da Ascone nel 2018, praticamente buona parte dei corridori hanno snobbato la Lombardia per fare il Tour of Guanci, per andare in Cina, okay. sì d'accordo, però cioè, che rottura di palle. Ma anche quando facevano lì le Hammer Series, tu vedevi certi corridori che andavano in Asia a fare le Hammer Series e rinunciavano alle corse italiane. Cioè, ma siete scemi, ma siete fulminati. Capisco che comunque domenica invece e Venepool, la prima gara che ha vinto tra i pro era un Hammer Series, mi sembra. Domenica, l'anno dopo, l'anno prima vinse prima della San Sebastian, vinse un Hammer Series. Sicuro che non è stato San Luis, allora, guarda, in Argentina. No, ti vado a vedere. Non lo so, io vado così a memoria. Alla conferma che la gara che ha vinto Venepool era un Hammer Series. Vediamo un po' se ci ho preso, che te lo ricordo, Mullà. Il Mullà vuole solo sapere del Giro dell'Emilia. Vogliamo sapere se ti è piaciuto. Certo che mi è piaciuto, bellissimo e come al solito con un ordine di arrivo spettacolare. Lo diceva, chi è che lo diceva? Allora, Hammer Stavanger in Norvegia vinse la prima Stavanger, Sumaro che cazzo ne so come si dice
Vinse e Venepo, ah, seconda ci fanno anche un torneo di beach volley importante a Stavanger. E ci arrivano anche le navi da crociera. Aspetta, me lo segno come si scrive perché mi può risultare. Stavanger si scrive Stavanger. E poi vinse l'Hammer in Limburgo. In Limburg, eccolo qua. Ah, quindi sono in Belgio. Vabbè. O in Olanda, poi, Limburgo intanto ormai si espande. Poi punto. Vinse il Giro del Belgio e poi la classica di San Sebastian. Quindi la prima. Ma scusa, ma in Argentina aveva vinto? Ma in Argentina cosa ha vinto? L'anno dopo l'Argentina, batte Ganna. L'anno dopo. Sì. Vinse, perché in quell'anno lì vinse la Youth Classification, la maglia dei giovani, mentre poi nel 2000, nel 2020, se non sbaglio, vinse il San Luis. Sì, 2020. A Mercedes, più bella novità introdotta ultimamente, dice Ale RR. Certo. Ma non le fanno mica più. Vabbè, erano talmente belle. No, ma ci deve essere stata una cosa diversa. Ma con quindi... Velon forse, c'è stato qualche problema con Velon. Bravo, Marcello, bravo. Sì, no, sì. Gli hanno proibito praticamente di farlo, non so per quale motivo di preciso. Perché l'organizzava Velon e l'UCI era contraria. Com'era, Marcello? Aiutami, dai. Bah, non mi ricordo. Credo che ci fossero stati dei litigi, come dici te, come è avvenuto anche nel tennis negli anni 70. Tra l'altro con Velon bisogna parlarci una settimana. Perché Velon, ecco, allora Velon sono bravissimi. Velon sono numeri uno. Io vendo l'anima Velon. Loro organizzavano bravissimi. Queste cose e l'UCI ha proibito, insomma, l'ha fatti smettere. In pratica, forse la tiro lì, però è una cosa del genere, no? Allora, su questa frase di Ma Van Barle, io rimetto nuovamente per la terza volta, forse ce la facciamo a dirli tutti. Mulla, Van Barle, perché l'abbiamo messo flop? Meno due? Perché? Perché non si è mai visto. Oggi no, perché era il suo fratello. Era il corridore più in forma e più quotato della Ineos. E noi sì, vabbè, ma ragazzi, si è avuto sfiga. Cioè, ragazzi, oggi non si possono dare i top e flop. Dai. Purtroppo si fa condizionato. No, ma guarda, ma cioè, ci sta condizionato ai risultati. Cioè, Van Barle, tra l'altro, è arrivato schifo. Oltre il tempo limite. Ha fatto schifo anche sì, oggi. Sì, giusto. Cioè, sì, è semplice. Sagan è cascato, ma è arrivato, per farti capire la differenza, no? Poi Sagan allora gli diamo più 15, non meno 3. No, vabbè, è il costo del cartellino, eccetera, eccetera. Però per farti capire, ma oggi andrei sulla neutralizzazione dei top e flop. Scusate, cioè oggi, ma Colbelli anche... non gli dai più 5? A Colbelli, ma gliene do anche più 20, non è un problema. Però, cioè, siamo in democrazia. Cioè, secondo me, se il Berta gli avessero dato la bicicletta con le gomme giuste, gli scudi temporali, oggi ti arrivava tra i primi 20. Cioè, ma non lo so, Ragazzi, oggi 70 km. Come si è detto, Colbrelli è stato bravissimo a non cascare, a togliere il piede dal pedale in un momento in cui poteva cascare. Sì. Quando Luke Rowe ha fatto lo strike in mezzo ad Arenberg, lui e Van der Poel sono stati bravissimi a evitarlo, però ci vuole anche culo. Ragazzi, c'è un vostro corregionale, non del Berta, ma un vostro corregionale di voi due sopra, e avevo chiesto, ma com'è la Rubé? Questo era un gregarione, un trattorone. E lui, bisogna farla. Ho detto, sì, ok, non lo dico il nome, bisogna farla, sì. Ma cioè, quanto conta il culo? Tanto. Ma tanto no, quanto? Ma questo è chiaro. Tantissimo. In una gara, ragazzi, come oggi, no. Tantissimo. Oggi, oggi soprattutto. Sulla polvere magari un po' meno. Sì, ma tu fuori, tu puoi forare due o tre volte anche con 35 gradi. Cioè, ma guardate anche Sagan. Comunque, ragazzi, Sagan una volta è caduto perché ha beccato un cappotto. Cioè, ma guardate che... Gunther Anders, io ti dico, no. Fortunato sì, ti ho detto, prima ho fatto la premessa che è stato bravo, però ci vuole anche fortuna. È sempre stato davanti, ha attaccato nel momento giusto, si è avvantaggiato. Ragazzi, Colbrelli era uno di quelli con le gambe migliori, poi è stato fortunato non essere eliminato come magari sono stati eliminati altri, però era quello con uno di quelli con le gambe migliori, senza ombra di dubbio. Comunque chi è bravo attira anche la fortuna, ricordiamo, cioè, non sì, è ecco, che... io sono d'accordo con Marcello, quando ti gira bene, cioè, ti gira bene il tutto.
quando tu sei in straforma, cioè ragazzi, ma questo il Berta che viene da una regione di sciatori lo sa benissimo, cioè se tu vai bene, tu attiri anche la fortuna. Cioè ci sono certi sciatori emiliani, e non parlo di Alberto Tomba, che si sono beccati un periodo Razzoli. Di forma bellissimo, durato un mese, esatto, e vincono Emiliano Razzoli. Esatto, c'era la neve che scieva, cioè dopo, a un certo punto la neve è cominciata a diventare acqua a Vancouver, e Razzoli ha vinto l'oro, e se lo meritava l'oro, perché ha fatto quel mese lì, tra gennaio e febbraio, alla stragrande. Cioè ragazzi, la bravura attira la fortuna. No, i risultati attirano la fortuna, cioè. È giusto. In una gara come quella di oggi, per vincere sicuramente devi avere un po' di fortuna, però è chiaro che devi anche andare forte. Se ti manca una di quelle due lì, non la vinci. Devi avere tutte e due. Chi è arrivato quarantesimo oggi? Ecco, chi è arrivato oggi quarantesimo? Non la prima, c'è 41 euro. Vorrei fare un per chiudere, poi non parlo più della Roubaix perché mi ha già stancato. 1:50 sulla Roubaix. Comunque, è la vittoria di per me. E ti dico, complimenti a Lefebvre, che è stato tutta la settimana a fare dichiarazioni e interviste su questi siti belgi, insomma, olandesi, eccetera, eccetera, in cui, detto finemente, prendeva per il culo l'allenatore del Belgio sui mondiali, sulla tattica. Quindi diceva: come vinceremo la Roubaix? Di certo non correndo come il Belgio, sai, proprio faceva lo sbruffone, insomma, no? Tattiche, maestro di tattica, il Belgio ridicolo. Ho offeso tutta la settimana, ci sono tantissime interviste tutti i giorni su questo, sbeffeggiando l'allenatore del Belgio, la nazionale del Belgio, e dicendo che loro, come dire, che loro avrebbero fatto tutto l'opposto. Io penso che oggi loro siano stati disastrosi. Secondo me è la peggior prestazione della storia della De Koning, perché loro avevano 4, forse 5/5, se si considera anche Ballerini, persone che potenzialmente potevano vincerla, in teoria. Ragazzi, non è arrivato uno, ne è arrivato Lampard da solo. Sì, che no, tra l'altro non sono neanche stati coinvolti in grande caduta, no, a parte Senechal, che ha forato in bello, certo non è che dice hanno avuto sfortuna. No, Asgreen e Stivar si è visto proprio che a un certo punto hanno volato, e Lampard era riuscito a seguire Van der Poel, che ha fatto la genialata di andare dietro, c'era col Brelli davanti con altri 3-4, poi c'era Van der Poel dietro, con quei 4 imbarazzanti, plancati. È stato furbissimo andargli dietro, e invece poi non ma voi l'avete visto? Io vi sono visto anche, perché purtroppo sono malato di mente. Forato, esatto. Vi siete visti? Sì, ma vabbè. Se stava dietro a Van der Poel era lì davanti, comunque non ce l'ha fatta. Ho visto anche Marcello, tutta la conferenza stampa che hanno fatto, hanno organizzato tutta, non so, c'era tutta proprio la conferenza organizzata. Ma quello è un classico, le loro conferenze sono sempre grandi. E quanto e come parlavano? Sono sempre grandi. Asgreen che diceva sì, sono in forma smagliante. Sono andati bene tutto l'anno, ci sta una volta. Ascolta, però poi ogni giorno leggevo le notizie e leggevo una sbruffonata. Da Asgreen, da lui, da si sono gasati se tutta la settimana hanno fatto gli sbruffoni. Poi se sei stati i peggiori, ragazzi, e ora è giusto che qualcuno vi prenda per il culo. Scusa, non ho capito. Sì, ma non lo metto in dubbio, però non mi stupisce. Lefebvre come Mourinho, cioè, non è che dobbiamo metterci lì a scoprire una persona che è molto nota nell'ambiente. La cosa più importante che io non riesco a capire, secondo me, voi due toscanacci dovete chiamare Sbaragli e chiedergli quanti taniche di Alpe si erano dato a Van der Poel per lavarsi i capelli oggi. Cioè, questa è la cosa importante. Per lavarsi i capelli. Per lavarsi i capelli. No. Quante taniche di Alpe si ne è andato? Capelli erano abbastanza sicuro. Van der Poel all'arrivo era così, sguardo stralunato, è rimasto a terra. Sembra uno dei ragazzi di Pompei, dell'eruzione di Pompei, guardate.
Cioè, guarda, io faccio, non avete mai visto l'immagine che mi ha dato più fastidio, guarda, ti posso dire, no, se qualcuno fa notare Matteo, dov'è? Matteo Bressani dice, tattica folle anche per il giro dell'Emilia della Deconic, non so se l'avete visto, e Venepul ha detto che stava tirando praticamente lavorando per Almeida, in realtà non è vero, ha cercato in tutti i modi di seminarlo in discesa, era rimasto indietro e lui accelerava, guarda, tantissimo, ha cercato in tutti i modi di farlo fuori. E poi, è rientrato e è scattato. Ha avuto anche coraggio di dire che stava lavorando per lui. Cioè, ma questi hanno perso la testa. No, davvero, sinceramente. E pensa che domenica c'è pure il campione del mondo in quella squadra lì. Domenica Almeida, Venepul e alla Filippo, tutti e tre insieme a Lombardia. Potremmo vedere veramente. Allora parliamo un secondo del Lombardia, vai, faccio vedere l'ultima immagine, e questa secondo me è l'immagine ragazzi, io vi devo salutare, ragazzi. Noi parliamo del Lombardia. Voi parlate del Lombardia, io saluto anche il campione olimpico di Rio. Chi è quello lì dietro? Sembra Mauro Vegni, comunque. Quello dietro sembra Mauro Vegni. Questo? Sì. Questa è l'emblema della giornata, buonanotte Marcello. Questa racchiude la giornata di oggi, sti immagini, perché Van Avermaet già l'hanno ripreso che si è girato verso la telecamera e sbruffava. Poi ora si può parlare di Lombardia? Bellissimo, sti immagini è la rappresentazione della Rubè di oggi, favolosa. Ora si può parlare di Lombardia. Parliamo del Lombardia, sì. Volete vedere il tracciato del Lombardia? No, io per esempio avrei subito da fare polemica un'altra volta, perché ormai... Vai! No, perché secondo me hanno cambiato veramente troppo il percorso. Cioè, Cambiato posto d'arrivo. Perché? Così tanto? Cioè, allora, ve la metto. Non lo so, mi sembra troppo cambiato. Non lo riconosco, una classe a monumento può cambiare, ma non così tanto. Secondo me, è sempre opinione personale, perché qui se no... No, questo, se io invece stavolta sono d'accordo. Me la metto in sovrappressione. Era così bello quello scorso che non vedo il motivo per questo cambiare. Di stravolgerlo completamente. Ormai esatto. Era bello Lombardia, ragazzi. No? Cioè ci rimane solo il Ghisallo, praticamente. Allora, c'è la Madonna del Ghisallo come prima salita. Poi c'è... Roncola, come si dice, non lo so. Poi c'è il Berbenno. Poi c'è il Dossena, poi c'è la Zambla Alta e Passo di Ganda. Salite, e poi c'è Colle Aperto, l'ultima, prima di arrivare a Bergamo. Salite, io non le conosco, sinceramente, non lo so. Bisognerebbe vederne una con le persone. Allora, andiamo a cercare le ultime. È vero, io guarda che non è una cazzata, non ti chiedi. Questo che dice, vabbè, non per Simone Tenaglia, che dice l'hanno cambiato per non fare cadere Remco. Non è che l'hanno cambiato, però secondo me hanno fatto anche magari per, non lo so, per quella discesa, per certi problemi che avevano, perché altrimenti non me la spiego che. Cioè, il Lombardia era, a voi piaceva il percorso? Quello dell'anno scorso era bellissimo. Cioè, non vedo perché bisogna non cambiare qualcosa, come la riesce, ma stravolgere completamente il percorso da 0 a 100, cioè completamente un'altra corsa, capito? Poi può essere bella uguale, ma perché cambiare completamente? Capito? Allora, questa qui è la salita precedente a Passo di Ganda, quindi è la penultima, anche se poi c'è Colle Aperto che è poco prima di Bergamo, che è corto. Ma, quindi questa qui è la penultima Bergamo, salita. Si arriva a Bergamo città, Bergamo normale. Dovrebbe essere Bergamo normale. Finché ci sei, fai arrivare a Bergamo alto. Non lo so, cioè è 248 metri sopra il livello del mare. Ora va indagato. Secondo me è il basso. Va indagato, però ci sta che sia il basso. Comunque, questa è la salita prima. Effettivamente non ha grandi pendenze, onestamente. Questa Zamba Alta. Sì, c'è qualche puntello al 10, all'11, però tanti tratti di respiro. Sono 24 chilometri, ma onestamente, cioè, niente a che vedere con la Colma di Sormano, onestamente.
No, ma qui non dicono, so, chiaramente, dice, fanno un po' alternanza, è sempre stato... Volle aperte e Bergamo alto. Sì, è vero, cioè, fanno... che fanno sempre... Il tratto, quindi vanno a Bergamo, no, alto, poi scendono... Ma... Poi scendono. Però fanno un tratto in Pavia di Bergamo alto, ragazzi, ragazzi, se voi lo sapete. Che c'è, Mula? Sì. No, pare, dicevo, sì, è chiaro che fanno alternanza, dice, gli ultimi 10 anni hanno sempre cambiato... Però secondo me se era, bella è bella, non secondo me era cambiato, diventata, no? Bella, però per colpa di quella caduta di Venepul, probabilmente il muro di Sormano, io lo non lo fanno più, è quello il discorso, e allora non lo faranno più, secondo me, difficilmente, no, lo rifaranno, non lo so, guarda, perché lì, beh, non capito, era la prima magari... volta, ma non era solo i Venepul, era già successo altri, capito? Sì, ma c'è il modo di mettere in sicurezza quel Quel, si quella... vede non così facilmente, cioè ho paura che venga accantonato quel percorso lì, che per me era bellissimo, Lombardia era bellissimo il percorso, quello lì, ma secondo me quello, magari perché voglio ricordare Bergamo, boh, è che se cambi, se passi da Como a Bergamo, il percorso, no, ma l'hanno fatto altre volte. Allora, questa è l'ultima salita. Volte, quando vince Dan Marti, mi sembra, però non mi ricordo. Allora, questa è l'ultima salita. Passo di Ganda. Dopo, questa è l'ultima, che poi dopo si scende. C'è appunto lo strappo di Bergamo Alta. Che se è quello vecchio che facevano, dovrebbe essere inciottolato. Sì, non ha mai fatto grossissime selezioni, onestamente. Quindi quando sei arrivato a Bergamo sei sempre arrivato in gruppetto, se non mi ricordo male. Io mi ricordo la Lombardia di Bartoli, ad esempio. Questa è l'ultima salita vera. Effettivamente gli ultimi 2-3 chilometri sono abbastanza insidiosi, al 9,8%. Qui la selezione effettivamente sul Ganda, qua qualcosa può succedere. Però io anch'io sono del parere del Mullà, io non l'avrei cambiato il percorso in Lombardia, sono onesto. No, vabbè, ma lo cambiano spesso, l'hanno cambiato già altre volte. Sì. Però io dico, era talmente bello quello lì che lascia un altro po', aspetta un altro dice po'. Dice che Luci non permette di fare discesa da Sormano. Oltre a Remco sono caduti Bachelans e Petilli. Questo infatti non è Remco, vi dice siamo ossessionati da Remco, perché lì Remco è l'ultimo di una serie e lui ha rischiato più di altri, magari perché all'inizio, diciamo la verità, pensavamo fosse morto o qualcosa del genere, dai. Sì. Per come era caduto di sotto, si pensava già a qualcosa di grave, molto grave. Sì, lo so, l'impressione era quella. È l'ultima salita, è l'ultima salita questa, che poi c'è solo il Bergamo Alta dopo. Bergamo Alta, ora con tutto il rispetto, però è un chilometro di strappo. Io parlavo di salita vera e propria. Bergamo Alta, sì, può fare qualcosa, però insomma, considerare la salita mi sembra eccessivo. È uno strappo. Il discorso è che era talmente bello quel percorso lì che è difficile fare meglio o fare uguale, no? Non lo so, sarà bello anche questo, duro. Però quello era veramente bello, quel percorso di Lombardia. Io proprio... Ma secondo me per quest'anno hanno voluto cambiare il traguardo, magari per ragioni di Bergamo e cose varie. E vedremo negli anni prossimi se tornano a fare l'ultimo un percorso anno simile. Sono arrivati a quello Bergamo dell'anno 2016, scorso. Vinse Chavez su Diago Rosa e Uran. Grandi nomi. No, vabbè, dai, quell'anno lì ci avesse. No, vabbè, dai, questa, vabbè, dai. Non lo so, è difficile da decifrare questo nuovo percorso. No, ma allora, sicuramente è bello e duro. Guarda, se non sbaglio, le salite sono abbastanza lontane, però. Allora, discesa del Ganda sarebbe il Selvino classico, che era discesa con tanti tornanti, ma non tecnica. È molto duro il percorso, secondo me. Tanti dicono di no, invece anche gli organizzatori dicevano che è molto duro. Se fai, Marcello? Attenzione, ricompare. Però le salite... Volevo sentire il Mullà. C'è parecchio spazio tra l'ultima salita e poi... Come, no, ragionavamo, Marcello, sul percorso del Lombardia. Mm. Sì. Ecco i piedi di Marcello. Allora, siamo tornati ai piedi. L'ultima salita
e l'abbasso di Granda finisce a 32 km da ragazzi, Torino. Ragazzi, questo è il peggior Lombardia che può esserci. Ecco, a me non piace Lombardia al contrario. A me piace Lombardia che arriva a Como, perché è molto più divertente, più duro, perché c'è la colma, perché c'è il ghisallo e questo. Quello di Bergamo è un Lombardia dignitosissimo, è un Lombardia difficile, è un Lombardia che può essere una rottura di scatole, è suggestivo perché c'è Bergamo Alta e tutte queste robe qua. Ma non è Lombardia, secondo me, difficilissimo. Via, e l'hai poi, detto te, questo, cioè, questo lo dice anche bene, però... pure, ragazzi, cioè non... non è Lombardia non so più difficile. Ma è... arrivano 4-5 col cazzo. L'ha vinto anche Bobrick, l'ha vinto anche Faresino. Ma duro, duro magari, oh, ragazzi. Duro, sì, sì, duro. Ma non sto dicendo. È duro, 30 km. 30 km. L'unica salita che fa selezione è il Ganda, che comunque è a 30 km dall'arrivo. 32. Cioè, sono tanti, quei 30 km sono tanti. Dio buono, poi le salite precedenti, cioè la salita si è visto, Zamba Alta, è una salita non impegnativissima, lunga, ma niente di stratosferico. Cioè il ghisallo al contrario lo fanno dopo 30 km, quindi ha un'incidenza zero. Vedremo praticamente, anzi lo dico come Terruzzi, zero, quando dava i voti della Formula 1, zero. Tutto ciò, sul ghisallo lì dopo 30 km trovi in fuga tutti quelli delle squadre professional eccetera eccetera, quindi sai, un'ora, l'ora. Come vedono, Se io fossi con Brelli, un pensierino sul Lombardia lo farei. Vabbè, adesso pensiamo che col Brelli possa vincere anche sul Mont Ventoux. Quindi andiamo avanti in questa sbornia di posto Roubaix. Ha vinto Van Aert. Una fuga con 35 minuti di vantaggio, mezzo bidone, altamente fuori classifica. Comunque ha vinto anche Rospoli sul Ventoux, diciamolo allora. Che non era sul Ventoux, ma era giù a Carpentras, però ha vinto anche Rospoli, che è grosso, è passato 30... primo sul Ventoux, cioè, ecco, quindi dai, col Brelli li vogliamo bene, però adesso evitiamo queste sbornie, direi che ha fatto già abbastanza fatica oggi. Infatti adesso non mi piace neanche Lombardia, che palle, dice. Non è che non ci piace Lombardia, sicuramente sarà una bella corsa e tutto. Il discorso è, se era talmente, se a me piaceva talmente tanto il percorso degli altri anni che lo volevo anche quest'anno, punto. Poi sarà ancora più bello, questo qui vedremo, non lo so, probabilmente, speriamo, sarà ancora più bello. Però semplicemente si diceva che il percorso era bello e se ci fosse stato anche quest'anno sarebbe stato meglio, punto. Poi questo, poi verremo smentiti dai fatti, sarà il miglior Lombardia degli ultimi 10 anni, cioè, l'ha vinto anche Zaug in Lombardia, sono arrivati a Lecco, pioveva grosso così, ha vinto Zaug, come cazzo si chiama lo svizzero che ha vinto le Lombardie allora, Zaug, non mi ricordo più neanche il nome, ero lì per Sport Italia, e pioveva grosso così, cioè ragazzi, non è un Lombardia meno difficile rispetto al solito. Io come ultima gara della stagione voglio una gara con i migliori che si prendono a randellate negli ultimi 20 chilometri. Qua non sarà così. Negli ultimi 20 chilometri c'è della pianura. Trovi Aru ancora lì. Cioè, che sono anche le cose delle sue terze. Ma sì, per dire, perché comunque io me lo ricordo una volta a un Lombardia o a un Giro d'Italia che si arrivava nome a Bergamo Alta. Nome secco, Marcello. Dicono nome secco. Io lo dico subito. Roglic. Punto. Chiuso e finita lì. Vai. Roglic, non ho i partenti. Roglic, guarda, non ho i partenti in mano. Non lo so. Addirittura io dico Roglic facile. Allora, guarda, andiamo a vedere Roglic facile. La possibile start list. Allora, andiamo a vedere facile. Non c'è nessuno che lo può battere. Però quest'anno quando è facile non è mai stato facile, poi alla fine. Ma che facile? L'altro giorno l'ha massacrati tutti, è partito Evenepoel e dopo è arrivato lui, l'ha sverniciato, ragazzi. Ma quello parla? È vero. Questo va al triplo di tutti quegli altri, dai, cioè è un mostro. Allora, se c'è è passato Evenepoel, era in bici e lui era non c'è ancora, c'era, ma l'hai visto? Poi non ci sono, certo, non c'è un percorso che ha delle gran variabili. Allora ti faccio vedere, però, Marcello, che sono i top competitors, ovvero chi sarà sicuro a Lombardia dei top, e sono questi.
Rogic, la Filippa Almeida, Moric, Vingegaard. Ma Moric ancora? Fa anche in Lombardia? Sono sì, tre i Moric. Vabbè, Moric ormai fa tutto. Luca, sono male, tre fratelli gemelli. Però oggi ha dato, nella prima parte ha dato una gran bella mano col Brelli, poi dopo ha forato e quindi si è perso. Però vabbè, togliendo Moric e anche Moscon, si andrà a Lombardia chiaramente dopo una rimessa. Ma è anche Pogacar, cioè ha ragione Belli. Allora togli Pogacar, che secondo me non ne ha Belli. Infatti non ne ha, chi ce l'ha e l'ha comprato secondo me ha speso tanti soldi e probabilmente raccatterà poco a Lombardia, ora vince, sta a vedere. Detto questo, se la giocano Roglic, Alaphilippe, Almeida e Venepoel. Però ce n'è, di questi quattro ce n'è tre della De Koning, capite? Quello è il problema. Una poca ce l'ha fatto il Giro dell'Emilia? Sì, ma l'ha fatto impennando sul San Luca, Pogacar. Sì, cioè, sì, Pogacar ha fatto l'impennata nel tratto 18%. Vabbè, comunque i grandi incognite sono Pogacar, perché ha avuto questa giornata veramente storta, faceva l'impennata, non so se avete visto, ha messo il video che era a mezz'ora dietro e faceva l'impennata. Sì, si usava la gamba 5 alla gente. Non è un buon segno, però sai, lasciarlo fuori è sempre rischioso. E poi l'altra incognita è alla Filippo, se non so se sarà appagato, se sarà appagato dal mondiale, quindi magari lascia spazio ai Veneri, pure al media, oppure se se la gioca. Ma scusa, non lo so. Ma io su Cycling Fever c'ho qualcosa di massima. Allora sì, no, ma guarda, te l'ho messi qua, chi sono i top, guarda, te l'ho messi tutti. Ma non leggo niente, leggo sul mio telefono Gino Meder. C'è Godù, Valverde, Mollema e Venepoel, poi c'è O'Connor, Schachmann, no, Adam Yates. Attenzione a Valverde, Bardet, Confroy, ragazzi, c'è anche Eiking. Chi è Eiking? C'è Landa, Landa lo chiedo a voi. Poi c'è Martins, c'è Landa. Daniel, no, Daniel... non so. C'è Daniel Martin, l'ultima gara di Daniel Martin, esatto. Come è l'ultima gara? Si ritira. Piazza arriverà a settimo, ottavo, dai. Poi c'è George Bennett. Io faccio il romantico, spero il Giro dell'Emilia ha fatto discretamente. Lui è andato bene al Giro di Sicilia, però è bello magro. Guardate che bello magro. No, dico, ma c'è andato benissimo al Giro di Sicilia, è andato benissimo. Sì, il problema ma è bello che magro, non c'erano avversari, c'era Valverde che però Nibali di qualche mese fa, anche quando non c'era nessuno, non andava comunque, quindi in ripresa. Un po' meglio, però lo scopriamo, cos'è, sabato? Sabato. Non penso che vincerà contro Roglic o anche vince Chavez, Esteban Chavez. Anche perché non c'è terreno per lui, la discesa è a 30 km da una fuga. No, ma guarda che c'è anche la discesa da Bergamo Alta, che sono poi 500 metri di lastricato così, ma non è che... Sì, ma per scendere da Bergamo Alta devi arrivarci in cima... Primo, sì, no, questi è la gente che ha battuto Nibali in Sicilia, ha battuto Valverde, Covi, Restrepo, Valverde, Bardet, in uno stato pietoso, Julio Velasco, Arensman, Fortunato, Egg, Ravanelli. È vero che Valverde è anche cascato, è vero. Anche Villella, no. È cascato dopo aver vinto. Sì, dopo aver vinto. Diciamo che veramente cosa Vincenzo dicevo prima delle strade del sud? Cioè, quando parlavo della Liegi, che sono piene di buche. No, Nibali contro Roglic è proponibile. È caduto sulla canalina dei cavi elettrici, secondo me. Ah, dopo sì, pensavo fosse la buca. Okay. No, guardava dietro, non lo so, se c'erano cavi. Secondo me è caduto dietro sulla canalina dei cavi che coprono i cavi. Per, comunque, per Nibali e Roglic me la vedo improponibile. Ragazzi, se Nibali arriva con Roglic, è chiaro che perde a mani basse. Ma vedi, io... Vabbè. Io ho fatto un discorso da romantico. Moscon potrebbe fa qualcosa, però lo vedo all'attacco da lontano. Secondo me Moscon stasera sta spaccando tutte le biciclette che ci sono sul camion in albergo.
quello giusto, è probabile. E sta tirando le bestemmie più brutte, ma ha ragione. Tanto però per quelle vicine mica le paga, il prossimo anno va alla Astana. Deve essere una vittoria per Moscone che gli cambiava la carriera. Cambiava la carriera. Infatti c'avevo creduto che avevo già visto il futuro, capite? Con l'incazzatura annessa. Gli cambiava la carriera. Se lui questo lì vinceva oggi, cambiava totalmente. Cambiava tutto. Allora abbiamo trovato un... Corbelli è bravo, però comunque ha già una certa età, eccetera, eccetera. Con lui, lui svoltava e noi trovavamo un altro corridore italiano competitivo. Era un'occasione. Diciamo che nel male ci è andata bene. Era un'occasione, ci è andata bene, ma non benissimo. Nel senso che quella veramente era Moscon ritrovato, e per il futuro, secondo me, era un corridore in più. Un italiano veramente in più, interessante per tante corse. Ora non lo so, deve reagire alla demoralizzazione. Ma Trentin cosa ha combinato? Ma non è in forma da settimane. Trentin l'avevamo detto, ha preso una bella botta e secondo me oggi ha fatto... Allora, per Trentin me non andava né al mondiale e né oggi. Però no, forse al mondiale andava, però è cascato. Se poi delle cadute va bene lo stesso. Essendo cascato, secondo me l'avevamo detto, che lui aveva dichiarato che aveva male e dolore. Infatti cosa ha fatto oggi? Secondo me lui sapeva che non aveva una condizione ottima, e l'unica cosa giusta che secondo me poteva fare è cercare di anticipare. Ci ha provato, poi alla fine ha mollato perché era nei tre davanti all'inizio. Sì, no, l'ho visto. E poi ha aspettato il gruppo, e da lì praticamente è scomparso. Era la tattica giusta, infatti poi, come si è visto, Moscon e Vermesh sono figli della fuga iniziale. Trentin l'aveva accennata la fuga iniziale, però poi probabilmente si è fermato perché aveva fastidio, dolore, non era in condizione. Era probabile, purtroppo. E comunque le gare stanno un po' cambiando rispetto agli anni scorsi. Per me Trentin al mondiale non l'aveva, e nemmeno oggi. Non era in forma, come diceva Marcello. Poi ha avuto anche sfortuna, perché come diceva sempre Marcello, la forma chiama la fortuna, no? E quindi non è magari al massimo, e quindi è caduto al mondiale, poi non aveva la forma e non si è allenato bene, oggi è andato malissimo, cioè non era in forma, basta. Ma è dall'europeo che è così, Trentino? Dall'europeo? È così, purtroppo non è che... Ma poi a parte il fatto che io lo dico da una vita, Trentin dal periodo pandemico in poi c'ha un alone di sfiga terribile, evidentemente gli abiti non li ha bruciati a Santiago di Compostela, come gli avevo detto di fare alla Vuelta, quindi questo se lo porta dietro. Quindi Marcello, lui c'ha una croce addosso, anche al piano, che è quella volata con Pedersen. Non se la leverà mai più, non se la leverà mai più. Sono i vestiti che doveva bruciare. Lì, non è i vestiti, quello lì. Ma anche la bici doveva bruciare. La croce di Pedersen, lui non se la leverà mai più. Questo qui, come scrivevano di Moscon, che è arrivato terzo nel 2017 con la vittoria di Nibali, sì, era il classico percorso degli ultimi anni con Ghisallo, colma di Sormano. L'arrivo a Como. Sì. Colma di Sormano, poi c'era Civiglio e Sanfermo della Battaglia. Sanfermo della Battaglia, ci sono i campi da padel di Zambrotta. Va bene, grazie. È importante. Con un percorso più duro, Moscon comunque ha fatto terzo. È più duro di quello di sabato. Sì, però Moscon, quindi, ragazzi, erano 4 anni fa questi, ragazzi, erano 4 anni fa in una stagione diversa. Cioè questi, negli anni passati, leviamo lo scorso anno che ce lo dimentichiamo tutti, quindi fino al 2019 tu arrivavi a Lombardia con una condizione differente. Adesso ci sono certi corridori che arrivano a Lombardia e hanno fatto la Roubaix. E dopo 6 giorni fanno in Lombardia, ma è una follia. Purtroppo abbiamo vissuto anche questa stagione, è una stagione un po' stravolta. Il prossimo anno sarà una stagione normale, non ci saranno le corse in Australia, ma chi se ne frega. Per noi, cazzo, non si fa un anno con tutte le gare, porca puttana. Queste gare non esistono più.
servivano solo per te per farti fare qualche punto in più. Queste gare non sono gare, sono inesistenti. No, però scusami, così, anche per avere uno storico fantacycling di tutte le gare, bisognerà aspettare. Ma quali tutte? Queste gare conseguenti in Australia non sono gare, dai. 2023. Comunque, vogliono la maglietta. Marcello, hai fatto successo. Vogliono la maglietta, la forma chiama la fortuna. Vogliono. È un must ormai. A puoi fare il marchio e vendere. A proposito, qualcuno diventa milionario. Devo fare poi me ne vado in Ruanda in prima classe e vieni con me tu. Ecco, appunto, proprio per il Ruanda devo far vedere delle cose. Sì, Marcello. Abbiamo preso il biglietto aereo. È già comprato, il biglietto aereo è già prenotato per il Ruanda. Immagino. È già prenotato. Sì, sì, è già comprato. Ho dato. Diciamo che i fondi sono lì, sono messi in disparte. Con Fantasai che in qualche soldo lo stiamo guadagnando e saranno tutti investiti per piazzare in Ruanda. Che sarebbe. Vabbè, no, siete messi male, penso. Ti faccio vedere tre meme. È una soddisfazione, dai. Ti faccio vedere tre meme che ti hanno fatto, che me l'hanno mandato l'altro giorno. Andiamo bene. Piazzano mangia il riso in diretta, Piazzano che scala il Monte Pitro, Piazzano che mangia il riso mentre scala il Monte Pitro. E ci manca il quarto, che è Piazzano che mangia il riso mentre scala il Monte Pitro e poi parte per il Ruanda. Ruanda. Oppure scala il Monte Pitro del Ruanda. Sì, dopo l'asfalto però. Poi quest'altro. Quest'altro è favoloso. Questo è il pitoro. Sì, però c'è, vedi, c'è il riso bianco. Ah, il riso. Gli occhiali e c'è il pitoro, capito? E il terzo cos'è? Oddio. Però, cioè, dire il vero, io il riso l'ho mangiato venerdì sera, perché sì, sono andato a mangiare a un cinese con la cucina di Sichuan, che è piccantissimo, e quindi ho mangiato un piatto di riso bianco perché non c'era il pane. Hai mangiato il riso col peperoncino? No, lo usavo al posto del pane perché c'era troppo peperoncino. Allora c'era una spadella di riso in bianco. Ma scusa, ma allora potevi portare una volta in diretta? Perché facciamo una cosa. Quando viene a Milano a portare le scivarie tipiche di Fornacette a Lorenzo, ti porta la Giorda Mao, ecco. Lorenzo ci è venuto ed è ancora lì che piange per quanto è piccante. Apertura fondo per Marcello inviato in Ruanda, grande Sputnik. È ufficialmente aperto il fondo Marcello Piazzano in Ruanda. E questi vanno lì, questi vanno lì, scusate un attimo, parte, Sì, ma mi mando col barcone con tutti questi soldi. Questi vanno l'aereo si troverà. Si manda con l'aereo di Fantozzi, rappresentante quello buono. Chi vuoi ci vada in Ruanda? Scusa, troverà un posto in aereo a poco. Jason Sputnik numero 1. Scusate un attimo, ma non ci sono dei mondiali migliori? Prossimo anno dove li fanno? No. Australia, non ti fanno entrare. No, in Australia no. Non ci si manda noi. 2023 dove li fanno? In Ruanda, a Ruanda 25, no. Cioè, c'hai il mondiale, ma devi restare in vita fino al 2025, poi dopo fai il cazzo e ti non ti preoccupare. Ti lascio l'eredità un cazzo, cioè dopo la buffatevi adesso. No, ragazzi, allora, Australia 22, poi dopo ma lì non mi fanno andare. Glasgow no. 2023, Una città di merda, Marcello, ma ci può stare. Dai, ma che te ne frega di andare a Glasgow, Zurigo? Ruanda. È il Ruanda che è la prima volta di un mondiale di ciclismo in Africa, cioè è un momento storico quello, altro che su quel muro. Pensavo se avevano 1.000 euro per il contro del Figo Bar Zurigo 2024. Sì, già adesso tutte mi stanno riempiendo, sono in albergo qua, mi danno soltanto l'acqua, non lo so, c'è solo l'acqua naturale gassata, non lo so. Protesta ufficialmente lì della città, Kingali Sputnik che sa tutto perché è un viaggiatore anche con la Qatar Airways. Vi do io le dritte che ci sono stato, quindi ti possiamo far viaggiare anche in praticamente prima... Sputnik è stato ovunque praticamente. Da quel che ho capito non c'è un paese del mondo in cui non è stato.
No, io voglio andare col Mullà, il Mullà deve venire con me. Non ci vengo perché ho l'attrazione per Roberto, zanzare. Aspetta, Roberto, quindi prendo la malaria entro 30 secondi, capito Marcello? Ma scusa, dopo ma io 30 sono di Novara, sono cresciuto con le zanzare. Cioè io sono cresciuto Marcello, con le zanzare. Marcello, se io vengo con te, mi portano, e dopo appena scendo dall'aereo, prendo la malaria e poi mi ricoverano subito in un ospedale ruandese dove morirò per carenza di farmaci e di malaria, capito? Non riuscirei anche a vedere la prova Under 23, il Bruno. No, come posto conti, capito? Come posto hai detto conti. Il barcone, il ruando, non c'è il mare, conti. Ci fanno notare. Ma lo so che non c'è il mare, lo so che non c'è il mare, ma tanti dell'Africa centrale arrivano più in Italia. Sono le zanzare, tante zanzare. Rispondi a Matti French, chi è il maiale? Perché uno ha detto, ma il maiale, Samuele ha detto, il maiale come sta? E Matti French scrive, morto. Chi è il maiale? Risponditi brevissimo, chi è il maiale, Mulla? Il maiale è un buffone, un corridore pagliaccio, un fantoccio, non so come definirlo. Che si è intromesso in una diretta seria. È un corridore che fa finta di essere un grande corridore, invece è un buffone. Così, come è andato anche nello spazio Sputnik comunque. Sì, sì, con la cagnetta Laika. Sputnik seriamente, 73 paesi per ora. Non poco. Non poco. Pogacar, Van der Poel e Renko pigliano le legnate sul muro di Kingale. Scenario affascinante. Vabbè. 73 paesi è stato Sputnik. Hai detto. Cazzo. Sono mica pochi, Sono tanti. Capisce. Ma c'ha un nome Sputnik o un Jason. Sì, vabbè, allora io mi chiamo Brandon, dai, ma che cazzo? No, cioè. Ecco, ma è perché non è Sputnik, di dove sei originario? Dovrebbe essere sloveno, come li ho detto. Ma che sloveno? San Marino. È di Trieste, cioè sia al confine. Sì, vabbè, al confine, è chiaro, da quelle zone lì però. Sloveno, non è di... È Trieste vicino alla Slovenia, mi pazienza. Capito, vabbè, sono 6 chilometri, lo so anch'io. Sputnik in realtà è stato il primo uomo sulla Luna. Ma no, era con la cagnetta Laika, ragazzi, la storia. Cioè, mio amico di Poci. Maiale è un grande, rispondono, quindi contrapposto. Maiale adesso lo trovi alla Conan. Contrapposto alla descrizione del Mullah. Come un grande magari per qualche altra, come pittore, come ciclista di Trieste, sì, di Trieste è come Sergio Taucciar, è un mezzo sloveno, dai, un mezzo sloveno. Ma no, non ti permettere, sono gli sloveni, guarda, che sono mezzo italiani, lo so. Non ti permettere, hanno un orgoglio giuliano loro, lo so, vedi, guarda, sono più sassuoli, giustamente offendi, guarda, si incazzano come delle bestie, si incazzano come delle bestie. Io sto provocando adesso, ritira i 2 euro per il fondo Piazzano meglio. Io mi chiamo Brandon, ha scritto. Ah no, perché l'ha detto Piazzano prima. Ho detto Brandon. Se tanti ripresi, ma non sei mai stato in Moise, non conti un cazzo. Scrive Nicola. Ma scusa, Di Leo è quello che sta nella grotta in Basilicata. Nel bunker. Sta nel bunker. Che tra l'altro ha detto: non possiamo più. Ha detto che ha cambiato lavoro, non lavora più dove lavorava prima. Non possiamo più nominare dove lavora prima perché c'è stato anche un po' di diatriba, però. Ha cambiato fatto causa. Okay. Tipo. Spaccia. Benissimo. Grande vogliamo Sputnik in diretta. Ma ci si è provato, però Sputnik conviene, si è chiesto non 80.000 volte. Aveva detto che è reticente. Jason, venivi in diretta per un'occasione, non mi ricordo qual è, ricordacela. Tokyo, e non è venuto. No, forse era bravo, il mulasso è già passato. Era Tokyo perché era l'esperto di Giappone, capito? In quanto esperto, bellissimo. Che fine ha fatto Filippo Dati? Magari Filippo Dati era Lucca, è il pianista sull'oceano. Sì, a Lucca è partito in crociera. Cielo, sì, a Massarosa, lì a Maciuccoli, dov'è? In crociera a Massaciuccoli, sì. No, Sputnik ribadisce che è stato a Matera, ma non ha trovato il bunker. Vabbè, a Matera c'è stato anche Mel Gibson. Guarda, io chiuderei la diretta. Poi ovunque Sputnik. Sebastiano Lussi che ci torna e fa bravo. Io chiuderei la diretta. Siamo a 2 ore e mezzo, va benissimo così. Chiuderei con una risposta seria.
scusate, ma Pogačar per il Lombardia, sì, sì o no? O no? Dai, è la prima che ho fatto stasera. Infatti chiudiamo con questo dilemma, perché sicuramente poi ritornerà. Non si può sapere per ora. Per chi ce l'ha sì, per tutti gli altri no. Non lo comprate. Per chi ce l'ha e l'ha comprato pensando di far l'affarone per il Lombardia, probabilmente non sarà così. Probabilmente. Posso fare una domanda finale? Guarda, non ci credo. Quella, è arrivato il presidente. Ma è arrivato il presidente. Il presidente hanno fatto domanda. Anche questo, hanno fatto anche questo falso, ragazzi. Tutto, il presidente del Ruanda che è onorato di avere Marcello Pazian. Il presidente del Ruanda che penso sia un personaggio come minimo un po' pittoresco, discutibile, non lo so. Non lo so Marcello se risponderei a questa chiamata, Ma quanti tarocconi ci sono in questa chat? Cioè, sei un peggio di Chinatown. Lo leggo Twitch, Luca. Leggi Twitch. Lo leggo, ma ho tutti i messaggi qui, sia di Twitch che... Cioè, posso fare una domanda a fine diretta? Cosa avevi detto, Luca? Niente, dimmi. Mi ascoltano. No, non sì, mi ascoltano. Sì. Dica. Anzi, non una domanda, una richiesta. Visto che qua ormai mi state prendendo per il culo per il Ruanda a sfinimento. Cioè, ma che prendete per il posso avere... A parte devi fare avere... innanzitutto. Questo è un progetto che ha una credibilità, chiaro, cioè che è serio. Comunque, anche a lungo periodo di 4 anni, se nel 2021 volete mandare a ma noi ci saremo. Appunto, 4 anni non credo. Dire, proprio la serietà è dimostrata da questo: che si prende 4 anni a lungo termine, esatto. Non è che dicono anche improvvisi. Chiedo scusa Luca Boreggi, grande. Sulla piattaforma Viola diceva di Formolo che lo vede in forma per il Lombardia, potrebbe essere buono? Ci sta. Va bene, io questa settimana metto foto di Bergamo e vinco anch'io Lombardia. Se può piacere Irsi, non sono in condizione, probabilmente. Vabbè, Irsi lasciamo perdere, dai. Sì, infatti, appunto. Intanto all'Emilia si è fatto un bellissimo DNF, il buon Formolo. Allora, Paul Kagame, del non 1957, è un politico. Il cognome è bello. Il cognome mi evoca qualcosa di interessante. Presidente della Repubblica del Ruanda dal 2000. Ocio amico di zio Vladimir. Putin. Okay. No, belli. Belli. È vero, Vladimir belli sicuramente, no? Di Vladimir Putin. Vabbò, dai ragazzi, io chiuderei così. Qualche maledetto si è voluto mettere Fulsang per rovinare. No, non la faccio nemmeno vedere. Guarda, Fulsang non la faccio nemmeno vedere. Ma hanno rovinato la serata. Hanno voluto rovinare la serata sul finale. Fulsang. Possiamo avere Lanzini a breve in una diretta? Ma chi? Scusami. 4 euro. Sei già 4 euro. 4 euro faccio. Però faccio una cena luculiana in Ruanda. Però se va invitata anche Valdi la vedo più difficile, quindi no, ma sì, andiamo io e Eking e Valgren. Non lo chiamerà mai Valgren per quella corsa lì, non lo chiamerà. Dicevi, mai scusami, Marcello, la sua richiesta qual era? Possiamo avere Lanzini in una diretta a breve? Sì, le ho chiesto se ci porta la Guazzini anche che no, io voglio Lanzini, la Guazzini no. Vabbè, tutti e due, giustamente. Ha vinto il titolo europeo, la Guazzini, poi si è fatta male. Ma io voglio anche la Balsamo. Vediamo se si riesce. Io le vorrei tutte, che discorso. Tutte. Ragazzi, le dirette sono queste. Stasera ci avevamo due signori ospiti, vediamo ora. Scusa, Piazzano, hai fatto... Sei te il giornalista, sei te che ce le devi portare. Il miglior commento è quello, complimenti a Longo Borghini. Il miglior commento è quello di Samuele. Certo, è una grandissima. E chiude la situazione. Siamo tutti da ricovero. Ma te ti fanno TSO. Secondo me ha ragione. Vai, da. Ma te ti fanno TSO. Pensa cosa succederà un momento, penso sia un momento di lucidità che ha avuto e che si è reso conto. E ha ragione, dai. Io, guarda, in fondo all'anno poi vi rilascerò il dato di quante ore siamo stati in diretta, da gennaio-febbraio, diciamo, a fine anno. Al Giro d'Italia si è raggiunto l'assurdo, 21 giorni, minimo 2-3 ore tutti i giorni. Ultimamente siamo un po' calati, però quando facciamo una live, come vedete, più di 2 ore si resta sempre online a sparare. L'ultima ora è sempre di cazzate. però anche le prime due. Sì, ma bellissimo, belli. Allora vi racconto una pillola.
Belli oggi, prima mi chiama perché non sapeva come entrare in live. Io ho detto: guarda, si fa una prova, entra. Io soltanto sono già qui a preparare la live. Entra in live e così capisci come si fa. Sicché è entrato in live e mi fa: ma scusa, Federico, ma la diretta è una diretta seria oppure si può sparare qualche cazzata? E gli faccio: no, Vladimir. Poi di quelle cazzo di qua, lui si è messo lì e fa: ma allora va bene, allora va bene. Infatti si è presentato con la boccia del vino. Di più. Si è presentato la boccia del vino, si è presentato. Capito? È stato un grande. No, no, bello, dai. Ganzissimo. Questo è quello, fatelo, e mettilo come, ascolta, mettilo come fai un chiamo, Marcello. Chiamalo intanto. Che ti organizzi una sede appropriata. L'abbiamo parlato, Lorenzo, e secondo noi è più Romico. Io non vedo dove possa stravincerlo sto Lombardia, il buon evento. Dai, Rogic domina, dai. Va tre volte gli altri, quindi... Non lo so, Simone. O casca, pure. Mulà. Non lo so. Credo di sì. Mulà. Mulà, io sono preoccupato, lo sto seguendo da adesso su Twitter il presidente del Ruanda e ha annunciato con orgoglio il mese scorso che finalmente è arrivato il vaccino da loro. Ma te, Marcello, tra poco ti fai una terza dose, cioè, vai tranquillo. Da qui al 2025? Da qui al 2025 ci avrà una grande... Da qui al 2025 sarà, in Ruanda sarà vaccinato il 20% della popolazione. Ragazzi, chi non avesse messo, allora aspetta, cambiamo in 5 anni ci faranno a vaccinare qualcuno, dai. E in più in cooperazione col Senegal hanno gli stabilimenti per fare il BioNTech. Bene, allora bene. Cosa vuoi? Ma allora ti pigli la 20ª dose dopo 5 anni. Ma scusa, ma parla solo dell'Arsenal, le tifose dell'Arsenal, ne frega un cazzo di tutto il resto. Ragazzi, c'è saltata la diretta sulla piattaforma Viola e vabbè, è andata così, è saltata, non so per quale motivo. Via. Quindi siamo solo sulla piattaforma rossa. No, vabbè, siamo sempre sulla piattaforma rossa. E no, volevo correggere questo messaggio. Mettete mi piace a questa live. Tra l'altro, il leader africano piace, più amato dall'Occidente. Pochi ti mi sta piace, aspettando, Ti sta aspettando, Marcello? No, sono qua. È un politico della presentazione. Sì, è un politico militare guerrigliero. Vabbè. Ragazzi, mettetemi in piazza. Guardiamo di chiudere la live a 300. Su, siamo a 289. Noi veniamo guardati perché non piacciamo. Ci guarda la gente che ci offende, però, capito che però non è vero nulla, perché per il buon Piazzano in Ruanda ne abbiamo beccati più di 500. Sì, ma solo così, però in generale solo perché c'era un motivo, se no ti guardano qualche... A noi ci guarda la gente a cui facciamo schifo e ci guardano per quello e ci offendono e dicono bastardi, capito, per quello ci guardano, per offenderci perché gli facciamo di schifo, che non sei nessuno. Non c'è nessuno. Aspetta, adesso gestisci. C'è un po' di problemi su Twitch. Non so che cazzo. Cioè, ringraziamo anche Sputnik che stasera si è nuovamente iscritto al canale Viola, numero uno. Sputnik ormai è un senatore, una leggenda, cioè è un fondatore. Dietro le quinte, ma è. Cioè, e senza Sputnik non c'è fantasizing. Vediamo un po' anche le religioni. Allora, beh, meno male, 94% sono cristiani, bene, allora c'è da bere. Va bene, ci vado. Hai visto? Bastava bene, perché aveva paura. Bastava questa piccola notizia. Musulmani, questa postilla. 94% cristiani, c'è da bere, posto, si va. Marcello. Va benissimo. Bastava quello, in pratica, era la nozione fondamentale. Oh. Visit, guarda, Wanda, main sponsor dell'Arsenal. Capisco. Sì, capisco. Anche sponsor delle maglie d'allenamento del Paris Saint-Germain. Non sto scherzando, loro non... No, vabbè, non posso dirlo perché... Vabbè, lo dirò un'altra volta, in privato. No, niente. Nel frattempo sta esultando il presidente del Ruanda. Il pulmino con cui ti mandiamo in Ruanda. Ha trovato il pulmino, ha trovato. Meno male.
Eccolo qui, questo è il pulmino di Piazzano che dall'aeroporto lo deve essere bello fare l'Africa. Tra l'altro ha detto che per il Ruanda, Mario Marcello, potreste avere bisogno del vaccino per la febbre gialla che lui ha fatto. Sì, va bene, va bene. Vabbè, ma ha pagato sempre la fantasizing, eh? Ecco, tutto, appunto, quindi mi sa che col pulmino vado, col pulmino parto da Fornacette, mi sa. Oh, ragazzi, che si fa? Potresti fare pulmino fino giù e poi dopo traghetto fino all'Africa e altro. No, altro prendo l'open arms. Ma come Vasco da Gama? Andiamo io e Salvini. Andiamo io e Salvini sull'open arms. Allora, io tornerei, si rifarà un'altra live o un altro video, vediamo. 302 mi piace, dai, vabbè, dai. Io tornerei per un'altra live o un altro video prima del Lombardia, chiaramente, che è l'ultima gara. Nel frattempo c'è Paul Kagame che ti dice great, quindi ormai è un'amicizia nata e che duratura, sì, direi. Sì, 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 sì. Sono rapporti diplomatici ormai stabili. Allora, Matti French è tre ore che dice io tornerei su Aru. Su Aru dedichiamo probabilmente una delle facciamo ultime. Facciamo una live solo su Aru. Guarda, live, Cycling, mi manda in Costa Smeralda e lo facciamo della Costa Smeralda. Magari vi promettiamo che cerchiamo di tirare dentro Aru per l'ultima live, visto che comunque ha abbandonato il ciclismo dopo la Vuelta. Quindi vediamo, dai. Però su Aro facciamo magari un qualcosa di più dedicato. Niente, vabbè. Detto questo, torneremo prima del Lombardia, credo, per l'ultima gara di Fantacycling, quindi si decide probabilmente chi vincerà il Fantacycling. Oggi si è assegnato il trofeo Inferno del Nord, tra le altre cose, se lo vogliamo dire chi l'ha vinto, giusto per premiare i vincitori, perché il trofeo Monumento si assegnerà al termine del Lombardia e anche il campionato, che vede però tale Mix che ha 59.887 punti, ha 870 punti di vantaggio sul secondo e con una gara alla fine, secondo me, è finita. Però mai dire mai. Non si sa. O si scorda di mettere la formazione. Quindi Mix per ora ha in pugno la classifica generale. Inferno del Nord ha vinto Italian Cycling Team. Eccolo qui. E non si vede. Aspetta, faccio lo screenshot, faccio prima. Guarda. Bravo. Faccio lo screenshot e lo condivido, perché sennò non si vede. Giusto, c'è per me. Vince. Eccolo qua. E parte il pulmino di Piazzano. Vedi l'amicizia giusta. Eccoci, vedi? A parte siamo già al passato. Allora, eccola qua. Questa è la classifica dei primi quattro dell'Inferno del Nord, che comprendeva appunto tutte le gare, più o meno tutte le gare di Pavé, quindi a partire dal Fiandre e finire alla Roubaix di oggi. 5 gare erano comprese. Italian Cycling Team ha vinto con 6.772 punti, con più o meno 400 punti di vantaggio su, che non leggo, su Speremo in Ben. Quindi un grande Speremo in Ben, 6.772. In Ben Ocon, no? Sì, probabilmente. E il terzo è stato Team Peradel. Forse non è nemmeno italiano, Team Peradel. Forse bene tu. Boh, non lo so. Mi sa di spagnoleggiante Peradel. Stasera cerca di spacciare gli italiani per stranieri. Sputnik sloveno, questo non si sa cosa. Io sono arrivato 26esimo all'Inferno del Nord, dice Simone Ghirini. Chi se ne frega? Buono. No, cazzo, sono arrivato di merda. Infatti, guarda, questa è la mia squadra, 701esimo, però sono quarto del campionato. Scusate. E punto al podio, perché sono questo arrivato quarto solo perché questo, e questo podio. Ripeto, e lo ripeterò fino in fondo, solo perché lui ha dei cambi in più. Sì, ruba più tanto, sotto banco. Ovviamente. Cioè, questo è palese, però arriva sempre quarto, non so se avete visto, perché il podio sarebbe troppo andrebbe troppo nell'otto, dopo ci sono i controlli capito, si dà un quarto posto perché c'è cambio, quindi rimane lì in una via di mezzo, capito, per dire sono bravo però capito non troppo, capito. Io ti dico che se avessi schierato Ben O'Connor al Tour de France io ti dico che se avessi sarei primo, sarei
Ma boh. Ragazzi, va bene. Io mi sono giocato la Lega, mi sono giocato la Lega per colpa di... Ah, chi è? No, com'è? Non lo posso dire. Di quel simpatico. Allora, mettiamo, giusto, aspetta che andiamo a vedere. Sostituisco le parole. È primo lui. Berta? Sì. Mi sono giocato la Lega per quel simpatico personaggio, che dico simpatico personaggio al posto di un'offesa che aveva una voglia spaventosa di dargli. Ma tante offese. Ma chi è? Di chi è? Chi è? No, di Miguel Ángel López, che mi ha costato la Lega. Ero primo, sono arrivato quarto, poi dopo López e non mi sono più ripreso. Perché poi la forma chiama la fortuna, te non avevi la forma. La forma chiama la fortuna, la maglietta è quella lì, capito? Sì, ormai Piazzaro è partito con questo video. Ora lui tutta la sera a guardarlo. Tanto ci vai a conoscere, non ti preoccupare, 2025 ci sei. Io lo seguo anche su Instagram. Fai bene. Sei vaccinato... Mi sono vaccinato prima io di lui, fa un po' te. Il Berta comanda nella Lega degli Abbonati, che il prossimo anno avrà un'evoluzione importante, poi ve lo diremo. Ci saranno grossi premi in palio per la Lega Abbonati, del canale viola e del canale rosso, quindi attenzione. In realtà è una stagione completa, perché questa è una mezza stagione, capite? Perché non è valutabile come... Cioè, è chiaro è partita a metà e quindi... Vedi, Polcagame apprezza, ti manda i cuori, Marcello, perfetto. Bene. Stagione completa. Prossimo anno si parte con tantissime novità che sono già in fase di preparazione. Una di queste sarà la Lega Abbonati, partenza ormai è chiaro dal Y Tour, quindi abbiamo anche più tempo per migliorare tante cose. E quindi a febbraio ci saranno tante novità, tra cui anche la Lega Abbonati, che avrà dei premi succulenti, diciamo così, che non sarà più una Lega tutti contro il Moulin, ma sarà la Lega Abbonati, probabilmente diciamo che guarda, forse il Moulin faremo una squadra insieme, io non potevo vincere, infatti mi levano punti se vince, perché io devo perdere, l'obiettivo è quello, capito? Di vedere. È un po' come la gara Chasing Cancellara, no? Che tutti devono recuperare Cancellara, e noi facciamo Chasing Fantacycling, facciamo un team, io e te, Mulla, e vediamo chi ci batte. Vabbè. Se vinciamo i premi tornano a casa nostra. Così. No, se vinci si dà il secondo. Certo, è chiarissimo. Ma questo è stato in 1000 paesi, è un imbucato della Madonna, un grande. Ormai Marcello è partito. Perché lui chiaramente si sta preparando per il viaggio. Il documento io. Il documento. È il giornalista, ragazzi, delle relazioni internazionali. Sì, però c'è la bici del Decathlon, dai, per favore. Ma Marcello, allora cosa volevi? La bici di Gandhi? Guida sicura. Ma boh, raga, dai, ci siamo. È stato un piacere. Abbiamo assistito alla gara più bella dell'anno, una vittoria storica che rimarrà negli annali. Per me, dal mio punto di vista, come il Mullah dice che non gli piace la Roubaix e è un suo punto di vista, io dico che dal mio punto di vista, oggi col Brelli è come se avessi vinto il Mondiale, se non di più. Quindi è stata veramente una domenica indimenticabile, come quasi tutte le domeniche da inizio 2021, onestamente, perché ce ne state veramente poche di domeniche. Sarebbe stato se Moscon avesse vinto. Va bene, però per i colori è la mia idea. Un anno che si vince, dai, parlando di colori italiani in generale, poi a prescindere dal singolo episodio. Quindi, ragazzi, andiamo avanti. Andiamo via, dai. Andiamo via, sì, andiamo avanti. Giusto, andiamo Baba Yaga dà sempre l'ultima parola, quella giusta. È giusto, quindi con andiamo avanti, in sottofondo. La chiosa finale. Mulla, dici la tua parola di chiusura. Di addio. Arrivederci. Ecco, con Marcello così ci salutiamo. Ciao ragazzi.